di flashback. Un attimo, che paura! Grazie Robo per il follow. Un attimo che mi nascondo da qualche parte, che devo ancora fare tutto. Benvenuto. Allora, sto streamando, vero? Beh, penso di sì, quindi posso attivare la bodycam. 201 bodycam attiva. Mettiamo la bodycam qua. Quanta roba che non sto capendo più nulla. Mettiamo un gratta vinci per iniziare il servizio, dai. Non mi sta vedendo nessuno, vero? Perché l'ho fatto con la bodycam attiva, mannaggia. Ma vinciamo, sapete che beh, no. Giancarlo Carlotta 18. Mi avranno sentito. Ho la tastiera lontanissima oggi. Un attimo, la avvicino. Ok. Devo togliere le sicure. Ciao Nazzo, non ti preoccupare. Godetevi la cena. Opp. Allora, dovrei aprire anche il documento, il file che ho fatto, e tenermelo sott'occhio perché. Perché? Perché? Chi è chi sto io? Ah, è Torrisi. Devo salutarlo. Ciao Torrisi! Sono su TS io. Sì, ok. Non sento nulla. Perché non sento nulla? Ti saluta C. Ciao C. Buonasera. Ma perché nessuno mi parla? Ho fatto qualcosa? Ah, qua c'è Caiola. Buonasera, Gaiole. Che sta succedendo? Perché nessuno mi caca? Oh! Oh! Sono un fantasma! Sono morto! Sono morto! Sono diventato un fantasma! Uè. Sì, però il capitano mi ha detto che mi promuoverà a brevi perché ho fatto un altro fascicolo. Grazie. Non sono morto. Come? È per quello che il fiblo sta. Perché stiamo parlando in bagno? Perché lo sta cazziando il fib? Che è successo? Ok. Sì. Va bene, e quindi è scappato? Ma come l'avevate preso? L'avevate trovato? L'avevate arrestato per qualche furto? E come se l'è fatto scappare? Cioè, semplicemente ha preso a piedi e è andato via? È possibile tutto ciò, amici? Ma porca miseria, guarda il povero Torrisi. Avete litigato? Avete litigato? Mi dispiace, spero non ti cazzino troppo, dai. No, no, hai fatto bene, hai fatto bene. Buona cena, Robo. Grazie per essere passato. E ora cosa succederà? Ah, ok, va bene. Arrivo subito, eh. E devo far fare la cacca e la pipì a Giancarlo. Allora, ma do che difficoltà. Che difficoltà. Perché allora. Allora. A parte che. Despona tra tipo 30 secondi, quindi fa niente, però facciamo le cose fatte per bene. Poi devo capire quando sarà la visita allo psicologo, perché Misaki mi ha detto che potrebbe essere questo weekend, come potrebbe non esserlo.
Questo qua che sta parlando in radio è quello che abbiamo denunciato, amici. Amici. Speriamo di non avere ripercussioni. Speriamo non ci venga a picchiare per quello che è successo. Ah, mi do scricchiere il collo. Non sono entrato su Discord, ora mi cazziano, un attimo. Ciao Biggie. Non sono entrato su Discord. Oh no, non ho manco una data studio, un attimo che sarà un casino se non l'attivo. Data streamer. Attivo una data streamer. Perfetto. Torrisi, che è successo? Ciao, Flo. Che è successo? Ma porca vacca. Ma com'è possibile? Sorda, come sei sorda? Ma sono scemo! Ma non vi avevo smutato la cosa! Ma porca vacca! Leonard 1020 si usa per chiedere la posizione, non per darla. No, no, sono scemo io. Allora, vi faccio un attimo Oh. recap. Vi faccio un attimo recap. Tranquillo, Torrisi, lo riprendiamo. Ma Non non ti è preoccupare. quello, non è quello. E che È succede? che non gli abbiamo applicato le manette. E vabbè, capita. Capita il cazzo. Non agitarti, non agitarti. Vai al poligono e spara piuttosto. No, no, sto andando in 17. Ok, allora buon riposo. Allora, visto che non avete sentito nulla, scusatemi, colpa mia, vi dico cosa è successo. Allora, c'è un ricercato da più o meno una settimana e mezza che si chiama Chad Parks, che lo hanno trovato stasera, l'hanno portato in centrale e mentre lo interrogavano non gli hanno applicato le manette, lui ha preso e è scappato via. Aveva la moto qui, ha preso la Alfa moto e è 2 scappata via, ed è scappato via. 10 100 3031. E quindi adesso c'è il Fib che sta facendo il cazziatone ai due che l'hanno lasciato scappare. E io non ho preso nessun cazziatone. Yes. Qui Adam 1 c'è crack. Check mono. Il soggetto Chad è riscappato dalla sala interrogatori, ancora ricercato. Se E tu che hai vedete denunciato? Io ho la difesa. denunciato l'agente Lionheart. Vi faccio vedere chi è sul CAD, così magari se l'avete già visto. Per quanto tempo è scattato? Più o meno 5-6 minuti fa. Lui perché ha fatto missione di sì, finalmente. Ha fatto missione di soccorso nei miei confronti mentre eravamo fuori servizio qualche giorno fa. Alfa 2, codice E 4. niente, non mi è andato molto bene come cosa. Perché, vabbè, va bene tutto, va bene arruolare la rapina, però è un po' scorbutico con tutti e quindi ho pensato bene di fare una bella denuncina al FIB. Bravo. Cioè, praticamente la scena è stata, per chi non se lo fosse visto, se la volete vedere andate su Discord. No, non è vero, non è su Discord. Su Discord c'è un'altra clip di ieri sera. Appena posso la metto anche su Discord la clip. Abbiamo fatto un volo Perché è incredibile. sparita anche la moto, quindi deduco Di l'abbia presa il supporto. soggetto. Che ti ha detto? Aspetta un Ok, secondo. bagger nera, non accorda. Vabbè, praticamente siamo caduti da un ponte, eravamo in una zona interdetta cadendo da un ponte, tutto involontario, è stato un incidente, e loro ci hanno detto di prendere e sparire immediatamente a piedi, se no ci avrebbe arrestato. Ora, va bene tutto, ma siamo caduti da un ponte. Io ho urlato di essere svenuto, tu trovi una persona svenuta in un'auto e gli dici di sparire immediatamente e andarsene a piedi, ma stai scherzando? Cioè, metti a repentaglio la sua vita se era un qualcosa di più grave. Voglio essere promosso anch'io da gente, amici. Sono ancora recluta. Loro hanno la divisa bella, io no. Il capitano mi ha detto che mi manca poco e sarò promosso pure io. Yes. Perché ho fatto il fascicoletto nuovo. E non mi hanno promosso solo perché gratta e gratta vinci, mannaggia. E non solo per quello, in realtà, per molto altro, però. Io dirò in giro che non mi hanno promosso perché gratta e gratta vinci. Perché per Carlotta questo è stato il suo unico errore.
Vabbè, è niente. No, ma io ho saputo che... Cioè, allora, oltre al fatto che... Non so chi l'ha visto, ma... C'è Ma stato un scusate la domanda, inseguimento... ma quanti LSPD ci sono in centrale? Al momento 3. E perché non vi vedo sul E due sono in riunione cat? col FIB. Posso sapere come ha fatto il fuggitivo a fuggire? Non lo so, sono appena entrato in servizio. Mi piacerebbe saperlo Oh Madonna, anche quanto non lo a me. sopporto, è veramente odioso come PG. Cioè, come ha fatto a fuggire? Oh, ditemelo! Ma Comunque chi io vi credete sono di stato in essere? centrale, sono in un Ma telefono. niente, oh, è scappato, lo riprendiamo. Cioè, almeno questa è la mia filosofia. Tutte le volte che ci scappa qualcuno dalle rapine, fa niente, lo riprenderemo. Non vi arrabbiate per ogni cosa. State tranquilli, godetevi adesso il servizio. Che tra poco il vostro adorato Carlotta. Anche altri wiper antipatie. Non lo so, non ho mai parlato con lui. Io vorrei sapere cosa gli hanno detto il FIB. Cioè, non me ne frega nulla se è scappato o meno. Spero non soltanto non li abbiano tipo sospesi o così, perché sennò siamo in difficoltà, visto che sono due con cui sono tra i due con cui preferisco fare pattuglia. I due più simpatici, forse. No, non è vero. Ci sono tanti simpatici, ma in pattuglia con loro mi sono sempre divertito. Adesso lui sta caricando le bodycam. Andiamo un po'. Pa, 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 pa. Tanto, se volete, poi vi faccio. No, non ve lo faccio vedere il fascicolo che ho fatto, perché poi magari c'è qualcuno che fa meta, eh? Sto puntando il dito proprio contro di voi, anche se non ho la webcam attiva. Contro di voi che fate meta. Non vi farò vedere su chi sto indagando. Anzi. No, dai, fallo vedere. In realtà è un file. Fatti vedere se hanno arrestato qualcuno di quelli che mi interessa. No. No, ok. Anzi, devo tenerlo aperto perché non mi ricordo i nomi di quelli su cui devo indagare, amici. Doc Google. Un attimo, capo. Documenti Google. Fascicolo, eccolo qua. E tanto io non gioco. Ma mica parlo di voi in chat. Non parlo di voi. Professionalità davvero bassa. Allora, madò, che casino che è sto articolo che ho fatto. Sto documento che ho fatto. Perché allora, vi spiego. Nemmeno io gioco, ma non parlo di voi, parlo dei giocatori. Comunque, ve lo dico così, ve lo descrivo un attimo. Ci sono dei soggetti, che sono un Ma sei gruppo... pirla? Ciao, G. Che sono un gruppo criminale, che non sappiamo ancora, non abbiamo ancora dei fatti propri per associarli a un gruppo criminale. Noi sappiamo soltanto che... Più o meno stanno combinando cose. Cioè, tipo, hanno fatto vari reati, alcuni insieme. E adesso, grazie al fatto che praticamente il nostro Discord su cui ci sono tutte le informazioni era un casino unico, il capitano mi fa: fai tu un unico fascicolo in cui raccogli il tutto, in cui pu puoi trovare tutte le informazioni sul caso lì. L'ho fatto e adesso sono riuscito un po' a risolvere la questione. Tutto bene, Torrisi? No, mi sono perducato il richiamo. Mi dispiace. Vabbè, ma non preoccuparti. Capita anche ai migliori. Non è quello, è che avrei, cioè, avrei dovuto applicare le manette. Io ho voluto ascoltare Gaiola per non, cioè, non fare la persona superiore a qualcuno. E me lo sono preso nel culo. E vabbè, anch'io la stessa cosa. Io non volevo manco arrestare e fermarli. Coso, Wojcicki, l'alto comando, mi ha detto di fare lo stato di fermo. Ho sbagliato e è andato male. Vabbè, capita. Cortesemente, riuscite a pattugliare a tappeto la zona Non ti si sente discount in radio, eh? qui ad Adam Amuno? 1. Io consiglio di pattugliare a tappeto la zona discount perché da dove è partito il tutto Zanno Busa, non ho capito, io sto cercando di potrebbe capire. essere da So quelle che parti Busa qua sta che facendo le bodycam, diciamo abita credo. o Dov'è? Ah no, è dentro lì fa col qualcosa. FIB con le bodycam. Da quanto ho capito, Busa ha detto di non applicare le Black Radio. manette. Buono. Buono, 10 4. Si è sentito l'ultima comunicazione, sì? Sì, 10 Busa ha 4. detto che non voleva applicare le manette perché è stato minacciato dal soggetto, una roba del genere, e che tanto erano in due. Poi probabilmente è crashato, cose del genere. Il tizio è scappato. Una cosa di questo tipo. Non ho capito bene nemmeno io. Ha detto: sono stato male. Sono stato male, cosa vuol dire? È crashato, credo, no?
Facciamoci un cappuccino. Allora, ricordiamoci. Nino. Nino, cosa devo fare? Non lo so. Nino, dici te, come troviamo questo latitante? Un mal di pancia improvvisa. Sì, magari è tutto male lui o ci è dovuto scappare, io so. Non si è obbligati per lo stato d'arresto. Allora, che è successo? Vabbè, pangaiola, io comunque devo andare in 10-7. Cioè, a breve, nel senso, non ora istantaneamente, quindi Ok, beh, io rimango rimango, un attimo rimango in in centrale. centrale. Sì, no, anch'io. Mi vogliono dire cosa è successo. Madonna, andiamo da Gaiola, voglio parlare con Gaiola, dov'è? Dov'è? Pipipipi. Salve. I donut. Eione? Sì? Posso entrare? Sì. Allora, ma cosa è successo? Me lo raccontate che non ho capito Sì, nulla. Arriva. vieni, vieni. E allora è tipo il fratello maggiore di Giancarlo, è quello che si prende cura di lui. Adesso tira fuori un manganello in manganella dicendo stai Un attimo zitto. solo, Sì, fai pure. Nulla, non sto capendo niente. Che cacchio sto facendo? Vabbè, vado di qua. Cosa devi fare? Delle foto? È scappato da qua, forse? Dove cacchio è scappato? Io non sto capendo. Cosa ti rivede in te nello scorso live? Ma allora, io voglio chiedere una cosa, che io non voglio trollare l'impura, io ho un PG che è un po' stupidotto, ma non è che sbaglia, cioè io tipo l'unico richiamo che ho preso finora è per una procedura sbagliata perché c'è stato un casino incredibile, abbiamo sbagliato in quattro persone, poi vabbè il richiamo lo sono preso io perché sono quello che ha fatto l'errore più grande, diciamola così, però per il resto sto seguendo i protocolli, immaginatevi una persona che non è in grado di fare questo lavoro, no? Che voi gli date in mano delle istruzioni, lui segue quelle alla lettera e con quelle non fa errori. E appunto l'unico errore che ha fatto finora è stato appunto il non capire bene come seguire un determinato protocollo. È stato l'unico che ha fatto finora, quindi alla fine dei Alfa conti non è 2 che 1020 trollo. 954. 1100, scusate. Io voglio capire una cosa, come si fa in quella stanza lì dietro? Mi sono perso. Eccoci. Voglio la divisa. Quella con la camicia. Voglio anch'io quella. Uff. È bella la maglietta, eh? Bella, non lo metto in dubbio. Anzi, è più bello il cinturone più che la maglietta di quella, divisa là. Però voglio la camicia. Vorrei anche andare a pattugliare, ma non penso di poter farlo. Sono ancora recluta. Quindi non posso prendere decisioni. Quindi. Boh, facciamoci un giro, vediamo un po' cosa c'è qua in centrale. Non c'è manco il direttore del film. Quello là è la mia scrivania, oh! Spoons! No. Non glielo diremo. Perché lui è il direttore del film, può fare quello che vuole. Però stamattina fa. Non ti ho ingraziato, Torrisi. Non gli compagnia, eh. Torrisi, non ti preoccupare. Sì, io non è quello, è che sono incazzato perché è scappato. Ho Alfa capito, 2 lo troveremo, non ti 1204. preoccupare. Sì, io ho capito che lo troveremo, ma sono incazzato perché è scappato. Mi sento rodere il culo. Vabbè, capita, Mi pensa. sento rodere il culo. Non ti preoccupare, tranquilla. Buonasera, capitano. Tutto bene? No. Che è Abbiamo successo? trovato il ricercato. Ok, Capitano! le racconterà tutto il Prego, direttore. venga. Ah, sì. Aspetti, mi faccio un attimo. Però lo Fate i tampino tutto cazzi il da ora in tempo. poi, prendo l'iniziativa. Farò Bravo, bravo. quello che dice la testa mia, non quello che dice la testa degli altri. Non ti preoccupare, fai così. Qui Alfa 2, zona Grazie, Sandy, capitano. Utul, non Sì, c'è tracce del stanno facendo ricercato rapporto. chat.
Sì, mi licenziano. No, nel Come? senso, no. No, non è che mi devi insegnare tante altre cose. Le manette non sono obbligatorie, ragazzi. Insegnatelo anche voi al FIB. Le manette non sono Ma obbligatorie. che io là, però il soggetto ricercato c'è scritto che è pericoloso. Perché non mettere le manette? Che cazzo mene che lui ci minaccia di morte? Campi Siamo arrabbiati. Cioè, comunque in nel... ospedale. ok, siamo in ospedale. Nel momento in cui io ti ho fatto cenno, Gaiola, per dirti, mettigli le manette, si mettono le manette, punto. Sono arrabbiatissimi. Cioè, Non si davvero, vedeva. prossima volta prendo io l'iniziativa, cioè non mi affiderò più a nessuno. Non litigate, però. Io devo ancora capire come è scappato da una centrale di polizia, però. È scappato perché io ero avanti, il dottore del poi c'era il ricercato, il direttore del FIB dietro, il direttore del FIB ha fatto un passetto un po' panti, appena si è sentito, diciamo, non osservato, si è girato ed è scappato. Non era manettato, è salito sulla moto accesa, che gli avevano lasciato la moto accesa i geni dei colleghi, ed è scappato. Ecco quello che è successo. Arrabbiatissimi. Vabbè, comunque, importante che non l'ha dati vinta Lineart, che voleva farvi il cazziatone. Non so se l'avete sentito come ha detto in radio, ma come avete fatto a farmi lo scappare? Oh. E io ho detto, ma che ne so. Cioè, vabbè, Mettiamo un po' di zizzania, vediamo cosa succede. Non farti licenziare, mi raccomando. dove cazzo è andato Torrisi? Ah, là in fondo, E lì sì, è ok. molto arrabbiato, sta prendendo calci muri. Io ti andrei a sparare al poligono, così si rilassa un po'. E niente, tu che hai fatto oggi di bello? Un cazzo, uno stipendio. Ma voi vanno aumentato uno stipendio adesso che siete ufficiali? Ma Sì. porca mecca, anch'io voglio lo stipendio più grande. Sono $200, Mica male. Con 200 dollari ci posso comprare 20 sacchetti di patatine. Ah, pensavo gratta e vinci. No, non ne parlare per piacere. Non posso usarmi in servizio. Sei andato in cura? No, non so quando andrò. Settimana prossima o domani, non lo so ancora. Sì, il mio PG ludopatico. Il mio PG ludopatico. Tantissimo. Guardate, aspetta. Non ne ho comprati da un po' perché non li posso grattare in servizio, però ne tengo sempre 10 con me. Poi dovrei andarmi a rifare la carta d'identità perché me l'hanno rubata. E vabbè, c'ho i santini, poi ne avrei un altro ma non lo vado a prendere. Questa provetta di sangue che ce l'ho da quando me l'hanno fatta. Ah, negativo. Guarda quanto è ricinato. Potrebbe fare la E maratona. comunque io ho detto una cosa. Aspetta Cosa hai detto? che me lo trovo in bodica. Mi fa ridere perché anche quando sbaglio io non succede tutto sto casino. Per fa che Gaiola, licenziato. Potete entrare chi era presente in Sì. questa cosa che è successa. Gaiola, hai sentito? Sì, è un attimo. Vado ad avvisare che stai andando. Sì, grazie. Mi sono un attimo. Ok, a E sto un attimo posto. controllando la bodica, ma arriva subito Gaiola. Eccomi. Andiamo, vieni. Mi dovete spiegare, no? Io voglio ascoltare, non posso. Dai da fare le manette. Allora, no, adesso mi rispondete che cazzo di motivo avete delle manette nel vostro cinturone? Le rispondo io, capitano. Per i soggetti pericolosi. Ma soggetti pericolosi un cazzo, è un ricercato. Carlotta si allontani. Mi ha visto, no! Uff. E niente. Niente. Adesso mi becco un altro richiamo, quanto ci commettete? Adesso scommettete che mi becco un altro richiamo. Mannaggia, ma io voglio vederlo! Cioè, voglio ascoltarlo! Chi se ne frega! Ma intanto, tra poco ci sarà un rapporto su tutto ciò. Perché non posso ascoltare? Non posso neanche andare a fare in pattuglia perché sono il recluta. Uff. E che famo, mo?
Alfa 2 anche a Paleto, nessun rilevamento del ricercato. Convergiamo verso Del Perro. Del Perro qual è? Però è quello là, no? Del Perro. Le zone io non le conosco. Uff. Mi ha fatto vedere poi io. Alfa 1, 10-20. Ci troviamo vicino al Cat Café all'incirca. 10-4. Ho sbagliato. Non volevo farlo, volevo aprire la porta con un calcio. Volevo vedere se si apriva. E niente. Voglio sapere cosa andrà a succedere. Non posso andare lì vicino. Cosa facciamo? Siamo qua. D'altro, guardate che bello. C'è il telefono fisso e posso usarlo. Ora ho una sola paura, amici. Che il capitano mi chiami dentro e fa: Carota, ma che cazzo stavi facendo? Non posso andare di là. Vabbè, sediamoci. Vorrei sedermi almeno a vedere quella zona là. Metto qua. E aspettiamo che escano. Tanto non possiamo fare nulla se non ci sono loro. Ci dobbiamo stare in centrale, fate vedere. Chi c'è in centrale? Ci siamo noi tre in centrale, quindi poi due di noi, considerando che Torrisi dopo 27, io e Coso, io e Gaiola, forse andiamo in pattuglia, forse. Intanto, cosa succede? Allora, facendo un piccolo recap, sì. Non dovrebbe esserci più nulla. Ah, devo controllare se hanno avvisato la gente che mi serviva di segnalare perché ha perso una Glock. Perché dopo che ha perso quella Glock, io non so, non c'è scritto più dove l'ha persa, quindi fate controllare un attimo. Come si chiamava? Smith. No, non ha segnato il perché ha perso la Glock, quindi non saprò mai cosa scrivere nel mio rapportino su quel tizio che ha la sua Glock, perché... Come si fa? Voglio andare lì. Potrei provare a fare una cosa, però se mi beccano secondo me mi licenziano, quindi evitiamo. Ovvero fare il giro da quel lato lì e girare tutto intorno alla cosa andando all'altro lato. Però se mi hanno visto che ero lì, dietro il muretto, che non ho capito come hanno visto. Forse hanno visto andarci, potrebbe essere. È vero, ma... Io voglio portare content anche per la live. Non sto pensando solo a me che sono curioso. Ci mettono a parlare poi. Questa stanza qua non l'abbiamo ancora usata una volta. Chissà quando la useremo. Forse per quando ci saranno le conferenze stampa. Se divento detective probabilmente sarò io a fare le conferenze stampa. Quindi buonasera. Mi sentite? Mi sentite? Sono l'agente Carlotta. Buonasera. Non posso andare in pattuglia. Devo stare qua in centrale ad aspettare loro che finiscono. Non mi ne manco nessuno a chiedere carte d'identità, cose. Adesso buco le ruote al direttore del FIB. Un colpo secco alla ruota del direttore. Però è bello se... Ma se, tipo... Secondo voi, se becco Chad Parks che tipo passa di qua e fa... E comunque... degli scemi... Posso tirare fuori la pistola, sparare le ruote e dirgli: ah oh, state fermo, torna qua. Dov'hai? Cos'è quella roba? Ah, il campanellino dell'allarme. Ma lì c'è la telecamera. Dove si fanno le carte d'identità? Le carte d'identità si fanno qua, credo, se l'hanno riaperto. Perché prima non era aperto, non era, cioè avevano tolto la mappa qualche giorno fa. E quindi la gente ci chiamava e ci diceva: ma la carta d'identità, come faccio a rifarmela? E io, oh. Non ho idea di come far rifarsela. Che bella mappa, noi siamo più o meno qua. Madò, mi stavo grattando il piede, amici. Ho fatto un casino. Pensate se avessi premuto il tasto sbagliato e partivo un pugno, tipo così.
Dai, io ho 4 centesimi. A questo punto me ne vado al piano. Cioè, aspetta, non so se funziona. Però, se io urlo di non aver sentito, ma sono curioso, sì, secondo voi posso andare al piano di sotto e vedere se riesco a sentirli? O al piano di sopra? Tipo qua dovrei forse sentirli. Non esiste nulla. Sempre questo rumore. Non posso scendere di qua perché sennò mi cazziano. Mi vedono passare lì vicino. Vieni di qua. Devo andare lì dietro ad ascoltare. Però lì è troppo vicino. E chi è sta pattuglia? Scusate, c'è una pattuglia qua o una fuori? Guardo la targa e vediamo. Guardate che accesa. Che spreco di inquinamento. Chiamatemi pure colui che ha salvato la terra. Oh. Hanno finito? E dai. Devo andarmela a fare la carta d'identità. Ma stavo pensando, se andassi, se prendessi una pattuglia andrei. Sì, vabbè, andrei. Torisi, questa sarà di Torisi, visto che la targa Torisi. Oh, ma abbiamo fiatto? Cos'è? Alfa 1, 10.142. È Alfa 1. Dov'è il 432? 432, ah, è qua. Sono qua vicino. Dai, tornate qualcuno in centrale che vi faccio una chiacchierata mentre aspetto loro. Pizza Tisby, aspetta con me. 1, 10.144. Bravi. Ora licenziano tutti quanti. E così si trova posto per Balonso, il nostro amico. Vediamo se c'è scritto qualcosa. Non ho mica guardato. No. Non posso guardare i messaggi perché ho la bodycam attiva, amici. Se mi chiedono la bodycam è un casino. Carlotta? 10-4? Vieni giù nel garage. Arriva. Non devo dire 10-4, devo abitarmi e dire avanti al posto che 10-4. Eccomi, allora che si dice? Abbiamo una missione. Cioè? Trovare Chad Parks. Esatta. Va bene, siamo Adam 1. Sì. Adam 1 composta da Gaiola Carnotta 18. 18. Annuncio il reperto, annuncio. Hanno giurisdizione su tutta l'isola. Ah, ok, vabbè. Hanno sciolto la cosa del facciamo. Allora, Ok. hai letto l'annuncio del colonnello? No, del generale. No, cosa Abbiamo succede? giurisdizione su tutta l'isola. Ah, anche noi. Sì, finché non rifanno la sede a Palito loro, noi abbiamo giurisdizione anche nella loro zona. Hanno abolito la linea di separazione, praticamente. Guardate che sono i bold di gioco un po' bassi. Dov'è che si avanzavano? Game. Allora, dobbiamo trovare un ricercato. Dove potrebbe essere? Dove lo possiamo Tutti i trovare, secondo punti di interesse, controlliamo. me? Ma secondo me anche quelli non di interesse si sarà nascosto da qualche parte. Dopo andiamo anche a Sandy. Sì, intanto fammi cercare le auto che è. Chad Parks. Visualizza veicoli. Non ha auto, perfetto. Vedere la targa. Insegno la sua targa così. 521. Vediamo un 521 da qualche Dimmi anche a parte. me. Ok. E inizia per 521. Ciao Ken. Madonna. Dobbiamo trovare un ricercato perché se lo sono fatti scappare.
Sapete che amici si ha? Io non ho idea di chi. Con chi... Cioè, so Occi con chi ruola. In game so solo che ha fatto una rapina con una tizia, che poi abbiamo arrestato, credo. Cioè, sì, non credo. Vabbè, non so altro. Ma tra l'altro non pensavo fosse ancora latitante. Non pensavo l'avessimo preso. Quindi, che facciamo? Non ho idea, amici. Non so come prenderlo. Non so come fare. Ken, hai visto che ci sono le monte natalizie? Incazzato Gaiola, tantissimo ninja, tantissimo. Vuole arrestarlo. E se fosse dentro? Non mi sembra ci sia. Con che moto era quando l'avete preso? Con il chopper con le borse, là, come si chiama. Ok. Non so cosa sia il chopper con le borse. Mi fate vedere sul catalogo. Io dico sempre ok, anche se non capisco, è la cosa più bella secondo me. E il chopper con le borse. Non mi carica, perfetto. Bene, il chopper con le borse, abbiamo una moto con le borse. Prova a vedere dietro, di là a sinistra, esatto. E poi l'ho beccata a caso. Ma allora, tecnicamente dovremmo pattugliare normale, o no? Madonna puttana. Nel senso. Mi dissocio totalmente. Mi dissocio totalmente. È tiltatissimo, Busa. È tiltatissimo. Carlotta? Dimmi. A posto? Sì, sì. C'è una virgola. Allora, andiamo in zona porto, magari si nasconde lì tra i pesci. No, beh, guarda, controllo qui l'eliporto. Vabbè, comunque, cosa è successo per chi fosse arrivato adesso? Questo tipo? Occhio che scende l'elicottero! Alfa 1, mi ricevete? Sguardo? 10-19, formiamo una sola Adam col Taue. E andiamo nelle fogne a vedere se il fuggitivo è andato lì. Nelle fogne c'è gente pericolosa, però. Diamo solo una controllata veloce all'843. Ricevuto, vi aspettiamo in centrale. Vabbè, comunque, cos'è successo in parole povere? Sti qua hanno preso un ricercato di una settimana fa e se lo sono fatti scappare. Si sono beccati un richiamo e uno di quelli che si è beccato il richiamo è Gaiola. Ma anche te hai preso il richiamo? Sì. Siamo compagni di richiamo, allora. Due io. Come ne hai due? Ah sì. Anche quello, anche tu avevi già preso anche il mio? Qual è quello tuo? Ah, quello stato di fermo, sì. Sì. Sì, 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 sì. E allora mi dispiace, non siamo più compagni di richiamo. Vabbè. Franco Torisi, 17. Ciao Giadi! Giadi, c'è scappato Andrew, sono tiltatissimi tutti quanti, tranne io me lo sto prendendo con calmissima. Allora, andate a seguire Giadi, che non la seguo ancora, che anche lei streamerà? È più una domanda che un... anche lei streama. Vabbè, voi andate a metterle il follow, tanto. Ok, Alfa 1, 10-843, codice 4. Allora, chissà, è un interrogativo. Cord center. Andiamo. Alfa 1, 10-19. È super bravo a scappare, ha avuto anche molta fortuna. Ha avuto molta fortuna in questa situazione. Vediamo se è lui. Chi? Non l'ho visto, chi? Ah, quello là in fondo? È sfrecciato una moto. Sì, sì, la vedo. Andata a sinistra, Nia, la strada. La vedi? Sì. Cazzo, due. Ma cosa abbiamo colpito? A me sembra una roba che si poteva rompere, quello. Mi sa che l'abbiamo perso. Ah no, è là. E questo? No. Era lui, quello che sfrecciava, però non è la moto... Ah, era lui? Sì. Non è la moto che stiamo cercando, però. Non c'ha le borse ai lati? No, non è... sembra lui. Vuoi fare una gara, te lo dico. Chissà chi ha chiesto,
Il poliziotto più troll del server, esatto, sono proprio io. Però non sono stato io a farmi scappare il ricercato, Mister Carlotta Trolla. Allora. Non è che su questo edificio qua, sul tetto? Provo andare a vedere. Non lo so. Vogliamo andare a vedere? Carlotta Dom. Sotto si può andare. Anche nel garage qui sotto potremmo vedere. Non dovevo mostrare le pistole? Vabbè, chi se ne frega tanto. Che ha cambiato moto? Sì, assolutamente può essere. Solo che non possiamo fermare così a caso. Quello là non stava andando nemmeno oltre i limiti, stava andando un po' veloce, ma non era oltre i limiti, quindi alla fine non avevamo prove per poterlo fermare. Potrebbe anche essere in macchina per quanto ci riguarda. Non abbiamo alcuna prova sul fatto che lui fosse lì, e quindi no. Ciao Nocte! Nocte, ci lasciati scappare un ricercato e non sono stato io, quindi io zero richiami. Siamo contro me, no? Occhio, eh! Non ci Vai, facciamo male. tranquillo. Cosa c'è qua? Oh. Non sapevo neanche fosse così grande questo posto. F, prossimo wipe da criminali, questa sarà la nostra base. Sotto gli occhi di tutti, Caccia perché. all'uomo. Esatto. Sai cosa possiamo fare? Dica. Mettergli una taglia sulla testa. Dire chi trova Chad Parts vince 10.000 dollari. E ce lo portano, te lo dico sicuro, eh. Ma dove l'avete trovato poi? Zona discount. Quello là non mi sembrava lui. No, lì da qualche tanto in più utilizzano la zona per sparare la pura. Ah, no, no, perfetto. Perché la posta si porta da solo, vero? Vero, vero, puntiamo tutti gli stipendi nostri. Ma quindi tu guadagni 200.000 dollari, vero? Tu guadagni 2.000 dollari di Sì. stipendio. E allora possiamo anche alzare un po' il riscatto. Cerchiamo di alleggerire gli animi che sono tutti tiltati per colpa di sta cosa. Dovrà comprarsi da mangiare da Baron. Potrebbe. Oppure no, cioè è ricercato da 7 giorni, penso abbia abbastanza provviste ormai. No, in realtà Riot è arrivato prima che NDF. Allora, ecco. Ma mi sono spariti tutti i badge dalla chat, non vedo più nulla. Giotto. Ma il gatto pure che muore. Beh, quando finiranno una bella villa qua, magari me la compro. Manco io li vedo. Ah, no, è proprio buggata la chat, perfetto. Perfetto. Amici, intanto vi ricordo che è in ballo, in preparazione una live su chi fa le clip più belle. Ovvero ci guarderemo tutti le clip io e Stay insieme, quindi sia del mio canale quello di Stay in Frame. E Gaiona, tutto bene? Che è successo? Vabbè, quindi se volete entrare su Discord e postare lì le clip che fate a me o a Stay, Eccomi. fate punto esclamativo Discord. Tutto Via YouTube. bene? Sì, abbastanza. Ok, no, dicevo che se finiscono di costruire le ville là, magari me ne compro alcune. Vabbè, ora che finiscono. Non c'è nessuno. Continua a non rispondere, porca. Forse dobbiamo andare verso Sandy. Da Adesso andiamo a Sandy, tutti sì. e tre me, Madoken. Comunque, punto esclamativo Discord per entrare su Discord, punto esclamativo Telegram per seguirmi su Telegram, punto esclamativo Instagram per seguirmi su Instagram. A voi la scelta per rimanere sempre aggiornati sulle nostre bellissime live. Ma se fosse ancora in centrale? Non credo. Io mi nasconderei sotto gli occhi di tutti, così che non mi cercheranno proprio lì, cioè. Adesso ci siamo andati tutti alla centrale, potrebbe star scappando. Madonna.
Ma non sono andato al court center, però alla fine, cazzo. Senti che hai iniziato a girare in Mirror Park. Andiamo qua a zona teatro. Va bene. Dopo andiamo per l'osservatorio. Ok. Ma dobbiamo andare con le armi puntate quando cerchiamo? Dobbiamo mettergli le manette. Ci sono un sacco di macchine. Potrebbe esserci un sacco di ricercati. Io dopo vengo col tuo tavolo oppure con la Caprice. Con la Caprice. Capricciosa. Porta il tavolo per il momento. Dai, da che parte entriamo per le fogne? Chi vuole correre? Chi corre? Là sulle scalinate. È uno che fa jogging. Dici? Boh, non vedi come sculette. Io non sto sentendo le comunicazioni radio. No, che non sto parlando. Okay, entriamo da dietro la centrale, dove l'ho visto ipoteticamente entrare quando stava scappando. Ma questo l'ha visto ipoteticamente entrare e non l'ha fermato. Ma io sono... sono sconvolto. Cioè, poi dà la colpa a noi. Anche io, la gente che si fa scappare un tipo da dietro, assurdo. No, ma scusami, voi è scappato e va bene. Ma dopo che è scappato, questo lo vede scappare di nuovo e non lo segue nemmeno. Alfa 1, vi aspettiamo davanti all'IS Auto. Non mi ipoteticamente avvisati, no! Poteva essere ipoteticamente preso. Scusatemi. Il generale è un fatto sgravato. Sì, vabbè, ma come parlano questi? La radio 201 era tanto carina quando eravamo solo noi. Bella ordinata. Ma sento pazzo sgravato, ma guarda te. Non è che su all'osservatorio? Non all'osservatorio, all'antenna. Potremmo andare anche là, sì. Dove stiamo andando adesso? All'osservatorio. Lo troveremo. Lo troveremo un giorno. Non è questo il giorno, ma lo troveremo. E forse anche questo. Questa strada qua. Mi sa che... Questa qua riusciamo a farla. Non penso proprio. Dici no. Secondo me rimaniamo bloccati, te lo dico. Proviamo. Minchia, bro, che storia. Hai sulla Glock, sì. Veramente. Ma perché, allora, è appena arrivato l'annuncio. Che dice... finché non ristruttureremo la centrale di Sandy, diciamo che uniamo i due dipartimenti, in un certo senso, ovvero continuerete le pattuglie divise, però la base sarà la stessa, la radio sarà la stessa, e pattuglierete tutti l'intera isola. E ci sta. Per il momento, sì, probabilmente sarà per sempre, non lo so. Però, vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Ce l'abbiamo fatta. Lo scopriremo solo vivendo. Stai mettendo in discussione la mia guida, te? No, l'ho messo in discussione prima, adesso ti ho fatto un complimento perché ce l'abbiamo fatta. La discussione penso sia finita ormai. Carlotta, cazzo, mi fai troppo ridere. Scendiamo? Ma abbiamo una posizione approssimativa nelle fogne o... No, la cintura. Non mi rimette la cintura. Okay. Stiamo girando un po' alla cieca. E sei in elicottero? Oddio, non credo proprio. Io non credo proprio, intanto ci sta scappando. Court center adesso. Andiamo. Il court center. Devo mettere nel gips. No. 10:20 alfa 1. Siamo all'interno delle fogne, ci dovrebbe essere l'entrata alla fine del canale di scolo all'inizio. Guarda il cervo. No, dove stiamo andando? Ma chissà dove cazzo si stanno nascondendo, perché... Oh, è un po' nascosto. A parte che mi sa che l'ho visto da fuori servizio. Ma sapete che è possibile, non me lo ricordo. Però potrei averlo visto mentre ero fuori servizio l'altra sera. Dovrei... E sei andato a prendersi una pizza? È probabile.
direzione siete andati? Freeman, fai una cosa, entra dall'ingresso che c'è sotto l'autostrada, così nel caso lo chiudiamo se lo troviamo. Ma è incredibile. Cioè non intendo, è incredibilmente grande le fogne, penso che ha più di due ingressi. Ale, io non voglio morire. Problemini, Carlotta. Alfa 1, poi andiamo al copio di sinistra. Per la fogna in autostrada intendi... È vero, dirà che se la sto prendendo un grande. Ma cos'è che hai te contro Lionheart? Ma mi ha fatto missione di soccorso quella volta alla rapina, A me e al mio amico Valonso. Ormai siamo all'uscita, se c'è qualcuno... Praticamente lo chiudo. Non ti ricordi quando ti ho fatto il volo in macchina davanti e lui mi ha detto smamma, sparisci immediatamente? Mica mi va bene che tratti così me e i miei amici, E hai fatto denuncia per omissione di soccorso? Certo. Mi sembra il minimo. E cosa ti hanno detto? Ma niente, sono andato al FIB e ho denunciato e ho detto che faranno sapere al mio avvocato. Con che avvocato sei andato? Non mi ricordo il suo nome. È pelato e con un accento ispanico. Non è Pearson, quindi? No. Alfa 1, 10-19. Secondo la descrizione perfetta per il PC di Frampo, si è pelato e con un accento ispanico. Ciao Frampo, se ci stai ascoltando. Proviamo a vedere qua dentro. Vai che poi ce li fanno ripagare le panchine. Ma non ne tocco neanche uno, infatti. Io non ne voglio sapere nulla. Cazzo. Basta, quindi devo fare retromarcia. Ma perché hai dovuto fare questa cosa? Non potevo andare in retromarcia. Ma è che rovini i pneumatici, Ma sono nuovi e poi li paga il governo. Ho capito, allora facciamo pagare le tasse alla gente comune. Al fondo sì. Ma io non capisco se è tipo desync tra me e Busa. Lui prima ha detto che non ha colpito le panchine, quindi potrebbe essere desync. Anche il court center sembra pulito. Guardate, proprio quel collega che non vorrei, esatto. Sì, sembra punito perché... È lui, non è lui. Proprio quel collega che non vorresti perché... Sì. Ma perché il concetto dietro Carlotta è che tipo quando ti dicono mai snicciato, per lui è certo che ho snicciato, sono un poliziotto, cosa devo fare? È il mio compito fare lo snitch. E quindi qualsiasi cosa succeda di grave, vabbè, queste cose che succedono qua non sono gravi, però un'omissione di soccorso da parte di un collega, secondo me, è gravissimo. Cioè, non snicciarlo vuol dire proprio che sei un po' umertoso. Andiamo a Sandy. Comunque incredibile cosa, un po' omertoso. Mi è crashato internet. D'accordo. Va bene. Bravo. Ma non potevamo tornare indietro al posto che fai la strada di qua? No. Non è che al cimitero? Beh, così lo ammazziamo direttamente. No, è che non ci va mai nessuno perché è triste andare al cimitero, quindi ci va lui. Ah, per gli pneumatici, per omissione ci stava, ok. Per gli pneumatici no, perché mi fa ridere fare i scretini e di lamentarmi di tutto. Vabbè, c'ho lock a 100. Mi sa di sì. We are away. Io non penso di aver mai messo l'avviso di una certa velocità. Allora, va bene tutto, ma anche questi c'è un dipendente che li devi montare. Ti sembra ma sono da cambiare. Ma non mi sembra corretto nei loro confronti, li ma pagano leggi per... il contratto, leggi il contratto che ti hanno dato. C'è scritto, tutti i paletti nelle autostrade sono da cambiare. Allora, io non ho mai firmato nessun contratto. E io sì, invece. Effettivamente. Sei bravino a lamentarti. Lo so. Sono un imprenditore del lamento. Ma stiamo andando a Paleto, non a Sandy? No, a Sandy. E sei in quelle ville lì? Occhio che non voglio morire. Non morirai, tranquillo. Mi dà del lei. E poi io ti presto soccorso.
Perfetto. Date lei perché mi chiamo Carlotta. Tutto pur insulto. Di buttare a calci in culo quel tizio. Ah, mi sembra un po' aggressivo. No, no. Secondo me non hai preso bene il fatto che ti è scappato. Mi sta proprio veramente sul cazzo, Liner. Ah, ma Liner, pensavo Chad Parks. Porco duro. Un maiale duro, Ma alla fine la cosa che era successa a te e lui si è risolta o... No. Ah! Aia! Cazzo. Aia! Mi esce sangue del naso. No. È un fazzolettino. Porca miseria. Mi ricordi dopo fazzolettino. Porca miseria. Aiuto. Aiuto. Sto perdendo miliardi di piastrine. Grazie. Grazie. Ripartiamo. Ben trovato. Ma sei pigro. Miliardi di piastrine perse per sempre. Ma va. Mi sento male, potrei svenire. Ma no. Non è che muoia. No. Io quando hanno sparato Carlotta sono andato in ospedale e ho detto ma sono in paradiso. Sono morto per caso, dottore, lei è un angelo. Ed era il dottore quello che parla russo, quello... No, io sono un dottore. Questo qua non è russo, però lui parla russo. Credo. Credo, non me lo ricordo. E sei in questa chiesetta? Andiamo alla chiesetta. Ex-metal, sì. Credo tedesco, sicuro. Allora avevo fatto bene a imitarlo, solo che mentre lo imitavo ho detto, ma questo non è russo. 8. Perché sei mania di impantanarti? Non ci sei nessuno. Sì, sembra tranquillo. Amici, io ve lo dico, non mancate domani o dopodomani, non so di preciso quando, perché se si fa veramente la visita dallo psicologo uscirà tanta all'ordine di Giancarlo, ma tanta. Stab City. Mancherò. Va bene. Strack. Aspetta, ok, guarda. Ok. Guarda dove punta il mio faro. E perché punta di là? Perché così è tutto coperto dalla luce. Ma a destra no. No. Cosa? Ma, no, il fatto è che ne copri solo un lato. Devi aprire il tuo. Io non so come si fa. Con la manina. Grazie il cazzo. No, mi sa che è fisso quello lì, no. E vedi che spari sempre un po' di minchiate. Io? Sì. Io la mia professione. Cioè la mia passione è sparare minchiate. Guarda quanti motociclisti. Sparerai a te. Io sono bravo ad andare in moto, secondo me potrei fare amicizia qua. A Stop City? Sì, guarda quanti motociclisti che ci sono. Sono un po' criminali i motociclisti di Stop City. Ma davvero? Oddio. Perché io so. Non lo sapevo. Perché Carlotta è qua da una settimana. Come fa a sapere che a Stop City ci sono i criminali? Non è la gang dei Lost quella che c'è a Stop City. Chi sono i Lost? Una gang di motociclisti in teoria. Io che ne so. Sono dei Caddy. Caddy best. Best mezzo. Te lo comando una canna quelli lì. Forse sono una sigaretta. Non si buonasera. Fumano su stupefacenti, Ma sta parlando al telefono, non sta fumando. Bene, bravo.
Ma cosa sta facendo? Ok, ho paura che adesso prendano a prenderci spari. Arrivederci, signori. Buonasera. Se vedete un tizio con una benda sull'occhio, avvisateci. Non potrei essere Andrew, ti stiamo venendo a cercare. Fatti vedere, guardate il trattore con cui Mauro ha fatto la fuga. Allora, tu dove ti nasconderesti, Gaione? Eh? Tu dove ti nasconderesti? Io non mi nasconderei. Ecco perché non lo stiamo trovando, non hai una mentalità adatta a capire dove si nascondono le persone. Non ho una mentalità criminale. Non è una mentalità criminale. Buona. Provato a fare la fuga. Chi? Andrew. Ha provato, avete beccato voi? Dimmi, no? Alfieri. Il problema di Alfieri. Sì, dimmi. Ah, amore del trattore. Carlotta. Non ci sono altri... Guardate che Mauro stava per scappare, non fosse stato teserato, non lo riuscivate a prendere. È stata una mossa scorretta e un po' meschina teserarlo. Ciao. Agenti disponibili per fermare Adam? Mauro top PG. Aspetta. O c'è i costi, ma in realtà non ti conviene perché ogni top ha dei problemi. Che stiamo facendo? Chi ha dovuto rompere quella proprietà privata? Avevo visto qualcosa di strano, non ho rotto nulla. Non guarda che se ci denunciano, io non pago nulla, eh. Va bene, pago io. Mi sembra un po' agitato, Carlo. E no, è che con 2 giorni di pausa non ho guadagnato molto nell'ultimo periodo. Ah, ma sei stato sospeso 2 giorni? No, me li sono presi io 2 giorni di ferie. E poi sono tornato attivissimo, ho fatto il fascicolo, ho fatto un sacco di roba. Alfa 12-100-843. Adesso si affianca. Si affianca Entry e fa: uè, pirla! E riparte. Io lo farei. Prossimo PG che faccio, che probabilmente sarà un vecchietto, mi affianco a dei poliziotti e urlo: uè, pirla! E riparto. Lincoln 1-10-8, Lincoln 2-10-8. Sarà bellissimo il mio prossimo PG. Guarda, c'è un coyote. Fatemi vedere una cosa. Ah, settimata allora. Qual era la moto con cui è scappato? Qual era? Questa forse? Sembra l'unica che potrebbe essere quella di che hanno descritto. Gaione? Faccio un po' di stretching intanto. Un secondo, Carlotta, scusa. Arrivo subito, eh. Ok. Stare sempre seduti non fa bene al flusso sanguigno. Un attimo. Cos'è? Ah, è dime. Che... Chi ha chiamato? Adesso ti spiego, adesso vengo a prenderti. Trovando in quella zona. Porco, hai trovato Chad Parks, eh? Adesso vengo a prenderti. Vieni fuori dalla centrale, arrivo subito. Un minuto sono lì.
Ma con chi sto parlando? Che stiamo andando a fare? Hai trovato Chad Parks? Parlavi con lui al telefono. Ma si chiama... abbiamo provato a chiamare Chad Parks al telefono? Prova? No, dai, scherzo. Sicuro? Sì, sì, sì. No, ma aspetta, io c'ho un dubbio. Ma lì ci sono delle moto, vediamo allo YouTube se c'è Chad Parks, no? Ok. Vabbè, andiamo contro mano, ma sì. Ma chi se ne frega dell'incolumità dei civili? Non mi sembrano loro. Pietra? Ma che si è fatto un'idea di chi è? L'auto di Wojciechowski. Ok, sono andato in bagno. Sparo un ticket probabilmente. Che coincidenza aver trovato il posto dove si ferma per fare i ticket. Allora, dove andiamo adesso? Il Gaiolo ha un ictus ogni tanto, non ascolta più nulla. Gaiolo, eh? Un attimo, Carlotta, cazzo, un attimo! Ma se non me lo dici un attimo, come faccio a capire che vuoi un attimo? Un attimo! Sai che stai facendo, Busa? Carlotta è veramente bimbo, bimbo della centrale. Volevo prendere la chiamata. Chi ha preso la chiamata non lo dice. Oh, guarda questo. Ha preso la chiamata. Eh sì, dillo dopo 20 anni. Ma guarda te. Ma guarda te. Eccomi. Eccoti. Allora, dove andiamo? In centrale a prendere Alfieri. Ma mica ha detto che faceva Lincoln 2? No, non vuole andare da solo perché non gli piace guidare a lui. Beh, mica era massimo esperto delle macchine, che si lamentava che non riusciva a fare la pit solo per le macchine, poi non ha manco voglia di guidare. Quello lì è un parla parla, se lo dico io. Ma tu sei un porco. No! Hai sentito come ti urlo nelle orecchie? Oddio. Pensavo di essere crashato, amici. Ma tu guidare tranquillo? Che c'era l'alto comando dei trooper che ci ha visto? Qui McLaren dell'Alfa 1. Abbiamo un signore che vorrebbe sporgere denuncia che arriverà breve a Mission OPD. Se qualcuno riesce a prendere la denuncia per un signore che è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco sul vetro della pizzeria Alfa 1 in direzione del locale. 10-4, qui in colonna posso prendere la denuncia, sta arrivando a Mission Rock. 10-4, grazie mille. Era un 7 quel rotto. Ha aperto l'armeria? No. Ma che è successo? Che è sta voce? Allora, è arrabbiato. Sì, non arrabbiato con Torrisi. Ah, per quello che è successo oggi, beh? Sì. Cosa è sì, successo oggi? Me l'ha detto. Torriso. Mi dispiace. Cioè, come cazzo fai a perdertene uno, porco? Gente con inesperienza, ci sta. Gente di mare. Guarda, Carlotta, non ha esperienza. Voglio dire... Sì, intanto io ho fatto due fascicoli, mister, non ho esperienza. Potrebbe farlo anche lui... un errore del genere. Sì, sì, allora, dai, sfidiamoci al singolar attenzione, ti aspetto sul tetto della centrale. Singolar? Ehi, singolar. Che hai detto? Singolar attenzione. Che cos'è? È un duello. Ah, vabbè, ma non avresti speranza. Sì, sì. Facile dire così e poi non partecipare, eh? Ma, quindi posso partecipare e distruggerti quando voglio. Con il taser.
Intanto io sono nel posto avanti, che? Ci stai? Sto nel posto davanti. Vabbè, almeno qui Alfa 3 sparano contro, sei prima piatta proiettile. Numerose moto che impennano e cercano di... Ma perché siamo qua, Gaglione? Dobbiamo cercare un latitante, zoppane. Alfa 2 in arrivo. Come si chiama il latitante? Chad Parks. Ah, cazzo, quello ricercato da un batto di tempo. Esatto. Sì. Vabbè, lo beccheremo prima o poi, tanto non può scappare per sempre. Ma sì, ma che scappi per sempre, tanto è una vita di merda la vita dei latitanti, quindi... Sì, sì, ma infatti sparare a vista vale più. Ma che sparare a vista? Immagini di dover vivere tutto il tempo nascosto. Io sto bene nel mio appartamentino. In realtà non ci sto più. Casa. No, intendevo con in Norvegia. Ah. Comunque sì, sì. Non ho capito la comunicazione di Alfa. C'erano dei tizi che impennavano e volevano supporto. Noi non possiamo. Noi abbiamo un compito, non possiamo neanche fare il DC100. Ah, quindi se scoppia una rapina non possiamo, non puoi andare? Generale, penso di sì. Vado là e faccio irruzione, porco due. C'erano delle moto che ci stavano impennando. Allora, soprattutto se c'è Chad Parks, madonna. C'è una carabina, madonna. Sì, andiamo, distruggiamolo. Proprio i tetti? No, ma cioè, ma se lo stare a cercare in questa zona proprio, cioè, avete proprio sbagliato zona. È arrivato l'esperto, è arrivato. Ma non andrà mai qua, cioè andate a vedere il business. Tu dici? Sì. E perché nei business? Perché magari se sta a bianco caffè spari in testa. Certo, c'ho un ricercato così per prendere il caffè, secondo te? Direzione centrale di polizia. Tu sei il ricercato per finire la pizza, il caffè, partiamo da questo. Ma anche quello volendo. Perché il caffè lo puoi prendere alle macchinette, la pizza no. Perché la gente sottovaluta il pericolo. Andiamo in pizzeria, dai, Carlotta. Andiamo, anche se ci sono anche gli altri colleghi, credo. Vabbè. Facciamo una riunione di dipartimento. Meglio abbondare. Trovate qua il punto caldo, che magari troviamo Chad Parks. Lo investo, cazzo. Hai preso un po' sul personale, Gaione. Madonna, quel torrisi lì. Come cazzo fai a scapparti uno da dietro? Un latitante, cioè, niente. Vabbè, che non era manettato e lì è my bad. Sei un po' però, pesce, cioè. Però era collaborativo, cioè. Sì, collaborativo. Ti ha minacciato di morte e ti sembra collaborativo? Vabbè, ma se mi minaccia di morte, che cazzo me ne frega. Ho capito. Tanto gli spari in testa e ha finito di vivere. Hanno gli accanto cattivi. Figa. Affrighi uno spritz. E se fosse dal film? Sì. Proviamo a chiamarlo con l'anonimo, gli diciamo perché vuoi un po' di droga. Hai superato i trooper. Perché la polizia deve sempre stare davanti ai trooper. Una moto, vediamo un po'. Un secondo con la moto. Sono uno, due, tre cosi. E una moto ferma. Vai, andiamo dentro l'eruzione, mani in alto. Dove andiamo dentro? Stiamo qua attorno. Vedi, ci sta pure gli altri colleghi lì, a sinistra, vedi? Da dove? Sinistra. Non c'è nessuno. Ah, c'è sto tizio qua. Ma dove, dove sono i colleghi a sinistra, scusate? Un attimo perso. Vado a 1, 10, 20, pizzeria. Buonasera. Buonasera. Dove è finito Gaiola? Mi sono perso Gaiola. E sei venuto, dici? No, non so dove sia andato. Ah, eccolo. Andiamo. Proviamo a chiedere, eh? Sì, a chiedere cosa, se hanno visto... Un tizio con una benda, va bene. Sì. Ma sì. Signori? Salve, possiamo disturbarvi un attimo? Sì, dica. Se non mi dà fastidio il fumo, prego. No, no, avete per caso visto un tizio con una benda sull'occhio? Una benda sull'occhio? No. Ah, ok. No, credo no. Va bene, grazie comunque allora. Buona serata. Prego. Grazie, arrivederci, buona serata. Buona serata. Adesso devo chiacchierare con quel tizio lì in moto. Che cazzo? Vado a chiedere al signore in moto.
Signore? Signore, mi sente? Sì, agenti. Salve. Ma per caso ho visto un tizio con una benda sull'occhio? No. Ok, buona serata. Sapete che mi sa che lui ha la benda sull'occhio? Lui è un PC con una benda sull'occhio. Mi pare. Mi dispiace. E andiamo. Che succede? Mi dispiace quello che è successo oggi. Vabbè, capita. Capitano? Non dovrebbe capitare. Silenzio un attimo, ragazzi, gentilmente. Sì, signore. Mi dica, capitano. Ero sì. Zitto. Attualmente abbiamo appena cercato nella pizzeria. Siamo appena tornati da Sandy, però. Pensavo di andare su verso Paleto anche. Va bene. Peralta, sei da sola in centrale o hai già formato un alfa? Sola. Le mando il cadetto Martinez. Io mi sono in 10-19 che devo sistemare un po' di cose sul database. Ho una domanda, signori. Qualcuno di voi ha conoscenza del luogo in cui uccide la moglie di Chad? Cazzo. Che cazzo di domanda è? 10-5. Manco sapevo fosse. Dove è scritto che è morta la moglie? Sta zitto. 30 anni di reclusione. Omicidio doloso della coniuge. Ah, quella lì era la moto, tipo. Quelli? Sì. Ok. Quella che è una buggy, eh. Vediamo qua il caffè. Sì, ma tanto non ci sono pochi, non c'è nessuno. Metti che... No, c'è una ragazza, però... C'è solo lei. E magari dentro c'è nascosto gente. Proviamo a entrare e andare al piano di sopra. Prendiamo sto taxi. Va bene. 120. Magari c'è dentro il Chad. È un 10-31? No, non lo so, sta fermando. Vabbè! È un 10-31, un 10-31. Ma forse non se ne è accorto. Aspetta, prova ad andare vicino, vedi se si fermano. Che sta rallentando, cioè. Esatto. Signore Accosti! Quanto cattivo, Alfieri! Sullo stop, però, vabbè. È sullo stop, deve fermarsi. Andiamo entrambi? Adam 1, 10-50, dai! Alfieri? Sì, eccomi, ho avuto problema. Là nel 10-50. Qui Adam 1, stiamo effettuando 10-50 di un taxi bianco e verde, ci troviamo all'altezza della palestra, è targato 464 MIE, non è richiesto backup. Buonasera. Ah, Carlotta, come sta? Tutto bene, voi? Tutto bene, sto lavorando, sto facendo il giro del capo dei taxi. Capisco, allora, stavo andando un po' veloce. Guardi, ho dato effettivamente un'accelerata, però io faccio sempre attenzione, tant'è che non ho mai avuto multe, perciò le chiedo scusa, in realtà bene. Sono stata la patente? Distratta. Assolutamente sì, gliela do subito. Ecco. No, mi fa troppo ridere. A lei. Ora controllo. Sì. Questa non è la mia patente. Perfetto, tenga pure. Vada e sia attenta ai limiti, mi raccomando. Grazie mille. È scaduta? Ma è perché non aggiorno la cartacea. È la signora Cecilia. Non mi ricordo il nome, il cognome. Osanna. Alfa 3 composta da Martino. Osanna. Spenga il motore. No, gli ho detto che poteva andare perché è tutto in regola. Ma... Sì, scusate, non ve l'ho detto. Ma che cazzo, cioè, è andiamo, no? Avvicinati, dai, ma su. Ma che figura di merda. Avvicinati, dai, per favore. Scusatemi, colpa mia. Vado a scusarmi. Scusate, cosa è successo? Scusatemi. No, scusate, colpa mia, non ho riferito ai colleghi che era tutto in regola. Ah, va bene. Okay. Aspettate il segnale per ripartire. Va bene.
Ma okay. Esattamente, Carlotta, sì. Tu fai i controlli da là? No, mi ha dato la patente, ho controllato non la patente cartacea. Non vuol dire niente, tu devi venire dentro la macchina, aprire il CAD, controllare se ha reati precedenti, eccetera. Non puoi farlo lì. Ma lo sapevo, la conosco già questa signora. Non mi interessa, di farla sempre la procedura. Carlotta. Ho terminato. 10:50 al codice 4. Vabbè, ho sbagliato, cioè, scusatemi. Devi rientrare sempre in macchina, aprire il CAD che ce l'abbiamo e anche bello, no? Scrivere il nome del soggetto, vedere se è tutto in regola da là, tutto quanto. Perché sì, la patente, scusami, potrebbe anche essere falsificata, eh? Ma perché non conosciuta, mi sembra una persona tranquilla. Va bene, però... Scusatemi, non lo faccio più. Cosa succede? È mascherata? No. Abbiamo fatto un predict? No, non sono mascherate, non c'è nessuno. Non fa... C'è una persona manettata dentro! Mi sa. Ma che davvero? Un c'è una persona manettata, sì, sì. Vado a vedere. Guarda! Qui ad Amuno abbiamo una persona manettata dentro al 333 con tre soggetti e c'è una persona manettata all'interno. Adesso devo scendere. Vediamo backup. Interrogativo, uno di loro ha la benda sull'occhio. Negativa. Ma accosta, accosta. Cosa stai facendo? Ti parli del market. 10-4. Dirigetevi sempre nei soliti numeri dei market, per favore. 333. Prendiamo. Ok. Alfa 2 è a 7 km. Signori, che succede qui? 4 agenti massimo, per favore. Potrebbe essere una rapina. E come mai c'è? I numeri stabiliti. Come mai c'è qualcuno più vicino? Una persona manettata all'interno? Alfa 3. Che sta succedendo? Ohio, caro Rota. Sono io, perché c'è una persona manettata lì dentro? Che cazzo ne so? Ce l'avete voi dentro il negozio, siete appena usciti. Ma in realtà io appena arrivata. No, vi abbiamo visto uscire. Ma che cazzo dire, io appena siamo arrivata. Siamo arrivati ora, io ho posato la moto, lei me l'ha colpita, che ero dentro e sono uscita un'altra volta. Sì, ho capito, all'interno c'è una persona manettata mentre uscivate voi. Ma guarda, Carota, guarda che io appena arrivata. Non ci credo molto che siete appena arrivati. Era di fianco a voi la persona manettata. Come sarei di fianco a me? Se io sono arrivata adesso con moto, perdonami. Ma state prendendo in giro? Assolutamente no, Carota. Ti pare che io prenda in giro? Certo, abbiamo le bodycam, vi abbiamo visti. Ma di cosa? Bravo, farà vedere le bodycam. Io ho visto solo delle persone con la maschera, non so dirle. Ma scusami, io appena arrivata, io ho preso moto? Appena arrivata per prendere Grattavinci. Io avevo preso delle lattine, dei panini e c'erano sti tizi con la maschera. Sono arrivati e mi hanno messo delle fassette e mi hanno detto girati, dobbiamo, insomma, come fanno loro. E mi sono... Ma sì, sono dei criminali loro, solo che li abbiamo beccati presso. Ho visto che sono entrati questi ragazzi e lui mi ha liberata. Devo lasciarla lì, manette, scusi. Immagino che comunque avrebbe potuto prendermi in questo momento. Non avevamo le sirene attive. Sì, le sirene attive. Le abbiamo attivate dopo. No, prima. No, caro, io sarei arrivata con moto e avrei sentito sirene. Ma no, ma sono spente. Io sono stata presa in ostaggio poco fa, che devo fare? Ma è tutto a posto, colleghi, ci pensate voi? Lei è stata presa in ostaggio? Ok, perfetto, allora non ce ne andiamo. Se allora, serve supporto, fatelo sapere il radio. Va bene. Sì, sì, com'è che funziona? Non lo so. Viene in centrale e un agente le prende la denuncia. Allora magari sì, lo faccio. Vorrei passaggi, signorina? Va bene, sì. Vai venire con me moto. Va bene. Venire. Sì. Magari chiamateci noi prima di se trovate qualcuno così.
Mi dispiaceva per la signorina, cioè, scusi, mi dà fastidio vedere una signorina che sta ammanettata. Certo. Potere dare a me? Hai, dare a me il numero di centrale polizia, per favore. Va bene. Va bene. Un attimino, Alfieri? Dimmi. Signori, vedere in centrale polizia. Cosa? Cosa facciamo? Ci prendiamo i nomi di tutti quanti. Poi dopo cerchiamo di capire la situazione. Capini. Lei è? E prendete anche i documenti, ovviamente. Sì. Ok. Uno alla volta, mi potete dire i nomi, per favore? Grazie. Aspetta, allora, tenga qua. Sì. Ecco qua la vostra età, il cazzo del fatto dei documenti. Non siete tenuti a prendere i documenti nostri. No, no, io non sto chiedendo i documenti, semplicemente nome e cognome. E non te lo voglio dire. No, è tenuto a dircelo, no. Sennò dobbiamo portare in centrale. Signorina, non aggravi. In centrale ti do dal, ti dico come mi chiami e ti do il documento. Noi stiamo solo chiedendo i nomi nativi di tutti quanti, non stiamo chiedendo i documenti. Vogliamo solo sapere i nomi, tutto qua. Io sono libera di fidarmi di questi come mi chiamo. Se la signora vuole fare la denuncia, fa la denuncia. Perché lei sarà legata, ma il mio nome non te lo devo dire. Le generalità dobbiamo chiederle comunque, signorina. Ma noi siamo liberi di non rispondere. Ok. No, secondo me. In questo caso no. Dovremmo portarla in centrale. Dovremmo portarla. Venga pure. Allora. Dentro la nostra macchina, signorina, si fermi. Si fermi. Quindi noi cosa fare? Aspettate qui cortesemente. Non avrei capito. Aspettate. Scendete pure dalla moto un attimo. Hai. Non può fare sta roba qua, scusatemi. Sbaglio o se non si identificano siamo obbligati a chiedere documenti se non ce li forniscono? Dobbiamo per intralcio. Comunque okay. Carro rotta. Ditemi. Ancora tu appena che tu avrai regalato. Aspettami un attimo che sto facendo un casino. Carlotta, mi spegni la moto, che già non c'ho benzina. Ufficio. Ok, mi segua adesso. Subito, signorina. E chiamerò il FIB per questa stazione, dato che stavo solo spegnendo la moto. Sì, mi segua, dai, forza. Non lo so io, non lo so, Biggie. So soltanto che non fornire i documenti, tecnicamente noi possiamo portarli in centrale. Sposto un attimo questa moto. Non ci tenete a spostare i veicoli civili. Sì, sale pure davanti. Ok, avanti. Ora, voi me le potete dare, per favore? Signorina, si allontani, per favore. Cerca da uno. Mi potete dare i vostri nomi, per favore? Dato che non è una rapina, vi serve backup. I vostri nomi. Negativo. Ok. Soggettino arresto, non ho capito perché, ma il chiari la nome. Perché avere pistola in mano? Scusami, io. È il taser. No, scusi. Mi scusi, ho dimenticato di metterlo in fodia, mi scusi. Comunque, lei ha preso il suo nome, lei signorina? Ania, ok, lei? Signore? Devo dirlo per forza? Sì. Anche se ho liberato la signorina? Sì, signore, ci deve solo il suo nome, per favore. Anche se avete film, anche se avete tesserato una ragazza che stava sempre spegnendo la moto. Poteva anche scappare, dato che io avevo dato un ordine. Ma se vedevi che se avesse avviato la moto, potevi spararli. Era okay. Salita, t'abbia avvisato. Sì, ma mi può dare il suo nome, per favore, grazie. Non mi fido di una persona che mi ha tesserato una scusa. Ok, signore, allora, noi abbiamo appena trovato una situazione con una signora ammanettata all'interno. Per favore, semplicemente il suo nome, ok? Per ma perché noi non c'entriamo niente? Cosa c'entra? È per prevenzione. È solamente per accertarsi della situazione. Signore, per favore. Non voglio darlo. Ok, perfetto. Ci posso chiudere in centrale. Non allora. Mi posso fidare di lei perché ha tesserato la oh, signore. Quindi preferisce essere portato in centrale? Forza. Per parlare con sì, preferirei qualcuno di più alto grado. Attualmente qui sono io, quello di più alto in grado. Alfa 2. Quindi, siamo molto lontani. Mi può seguire in centrale? Alfa 3.
tutti. Sì, sì, vai Alfa 3 e sì, Adam 2. Però si devi mettere in auto con noi. Come facciamo? Siamo in 6. Andate, andate, salite pure, salite pure. Aspetta. No, negativo, negativo. Lei, voi sì. Intanto, ok. Potete dare il numero per favore di GPS? Sì, nessun problema. Ma scusi, Neko come si scrive? Cioè, grazie. Neko. Buono. Però essere Yukiko. Queste cose? Yukiko. Ipsilon. Sì, sì, sì. Ma allora non è Neko. In realtà mio nome sarebbe Neko. Allora, comunque, lei non ha una foto sul cazzo, signorina Neko. Quindi, se vuole passare come in centrale, gliela mettiamo. Ma come l'ho fatta oggi? Non c'è. Non so se gliela metteranno. Non so. Allora, suo collega. Al massimo l'avviso io tra qualche giorno. No, perché oggi suo collega ha portato me a centrale? Perché oggi ha sparato a me persona, testa di cazzo. Adam, due... visto. Arrivato. Avere detto me faccio foto. A quanto pare non avere fatto foto. Qual è il suo nome? Il suo cognome? Yukiko cognome? Furukawa. Ok. Ok, sì, è lei. E allora non c'è la foto. E niente, allora niente, non fare più foto perché avrei già fatto foto oggi. Le foto ti rubano l'anima. Brava, tira, avrei detto anche io, polizia, oggi che foto rubare anima. Ma non c'è il vostro collega con Corestino? No, non c'è. Chi è Cristina? Allora. No, Caresta. Ah. Perfetto, comunque recatevi in centrale e un agente si occuperà più presto di voi e lei sporgerà la denuncia, ok signorina che è stata rapita? Possiamo andare? Ok, portatela in centrale, io vado con loro che mi accompagnano, ok? 10-4. Voi non avete detto me numero, però, di polizia. Chiami il centralino. Chiami il centralino. No, il capo. Che centralino? Il cap vuole 217. Guardi che ha portiera aperta comunque. Ma per far prendere aria. Portiera aperta, no? Vabbè, comunque sì, come ha detto F. Sì. Bisognava fare così. Per caccia sportiva, per utilizzare un fucile da caccia c'è bisogno di un portarmi LPF. Costa $3,000. Ok. Rapina sventata, sì, tantissimo. Ma adesso che abbiamo trovato questa cosa molto sospetta, se ribecchiamo una rapina in cui c'è qualcuno di loro, possiamo fare anche delle indagini. Abbiamo avuto un culo incredibile in questo caso. Perché, vabbè, soggetti, a parte che, vabbè, sta roba qua, no, non le voglio dare i documenti, non mi fido di lei, perché non ti devi fidare di me? Sono un poliziotto, vabbè. L'auto lì che perché c'è lo smarciapiedi. Serve ancora backup da Alfa 3? Negativo, siamo in centrale. 4. No, ok che ha sparato la ragazza, ma era sensata come cosa. Cioè la ragazza stava potenzialmente scappando. Sì. Mannaggia. Capitano, effettivamente se l'è meritato. Ma io che ho fatto? Voglio soldi di questa strada arrestata perché volevo spegnere la moto prima di salire i pattugli. Non ci vedo io senza occhiali. Dove sono i miei occhiali? Vabbè, vedremo un attimo. Beh, adesso vediamo. Mi sono, porca miseria. Allora, questo ragazzo e io mi occupo della signorina. Va bene. Andiamo, mi segua. Seguo la gente. Venga. Dove sono i miei occhiali? Non li vedo. Okay. Senta, arrivo. Ma dov'è la signorina? Non mi aiutano a trovarli, vabbè, me li prendo, basta. Ok. Ah, stanno arrivando un paio di ragazze di cui una deve sporgere denuncia appunto della persona trovata ammanettata all'interno del market. Magari da subito, no, in realtà non è così. Cioè, no, adesso l'ho fatta così perché non mi stavano andando a raccogliere, quindi... Però Carlotta è proprio cieco senza occhiali. Infatti l'ultima volta il dottore l'ha dovuto accompagnare passo passo verso l'uscita senza occhiali. Beh, Gaiola. E avrei fatto creare due. Quello che è successo? Sì. In pratica noi siamo arrivati là, abbiamo trovato la persona ammanettata dentro. Sì.
No, voglio sapere perché la signorina è stata all'arresto. Mi ha minacciato. Aspetta, venga, venga più qua. Venga più qua, venga più qua. Mi ha minacciato sia di morte, ha sì, detto sì, che mi dava una coltellata. Io gli ho semplicemente chiesto le generalità, perché volevamo sapere un secondo i nomi di chi stava lì presente. Semplicemente i nomi. Lei si è rifiutata di darmi i nomi. Io ho detto ok, però se fa così dovremmo porla in stato di fermo. Dal momento che ha detto ok, salgo sulla moto e spengo, io ho detto no, non posso salire sulla moto. Si mette in auto, è salita sulla moto, l'ho tesserata instant prima che scappava, perché sarebbe scappata al 100%. E l'ho messa in stato di arresto per inadempienza a un ordine e minacce a un pubblico ufficiale. Vabbè, a posto, fagli qualche domanda. Ok, a perfetto. Posto. Ma Gaiolo dove è finito? Chiedigli semplicemente i nomi, se sapevano quello che è successo, e poi lo mandi via. Basta. A prendere le impronte, ah, ok. Voglio andare con Gaiola a cercare il chat box, se no me ne vado. Ma lì al market. Stero venuto a prendere da... come si chiama? Da mangiare e da bere. Ok. Già ce l'ho, però questo che ho addosso è per... non stressarmi durante il lavoro. Appena sono entrato, ho sentito... cioè, stavo per entrare, ho sentito delle sirene e ho visto la ragazza... c'è manettata con le fascette. Ok. Che circolava per il market. Non so esattamente quale cosa è successo, perché soprattutto di fretta l'ho vista e non me ne sono fregato di niente di che entrava o usciva. Le due ragazze sono arrivate quando siete arrivati voi, più o meno. Dopo, però. 3, 10, 50. Non è vero, ma la cazzo assurda. Da quello che ha detto la signorina ha detto che sono scappati via quegli altri due. Che ha detto niente. Basta. Ok. Non mi ricordo nient'altro. Poi quindi... quelle due non c'entrano assolutamente niente, io assicuro. Quindi lei ci ha sentito arrivare con le sirene? Sì. Ok. Allora io le dico, noi non avevamo le sirene accese. No, avevate le sirene accese. Io le ho sentite. Ok, ok, allora, ok, ho capito. E i lampeggianti, ho sentito che sono buggati, vabbè. Lei li ha visti questi due soggetti scappare dal market? Sì, però non l'ho visti bene, cioè sono scappati velocemente. Erano mascherati? Eh sì. Veicolo? Moto. Non mi intendo molto di moto. Poi mi sembra che erano... oddio. Mi ricordo. Lux? No, non è una Kuma, era forse... uno, qui si chiamano quegli altri, uno scooter. Come... comunque senza targa. Sì. Okay. No, quello non c'era. Lux, non ci racconti giusto. Guardate i bodycam, ma sono sicurissimo che sia come penso io. Lei comunque è libero di andare, adesso che ci ha fornito le sue generalità, insomma. Eravamo solo un po' preoccupati per la situazione, ecco, tutto qua. Sì, ma addirittura a tesserare una ragazza? È in adempienza agli ordini, signore. Ha detto che spegneva soltanto la moto, però. Ma se l'altro agente gli ha detto di non farlo, io non doveva farlo. No, vabbè. Non sarebbe scappata, vabbè. E come possiamo esserne sicuri? Se scappava, non sapeva tesser mentre si muoveva la moto. Eh sì, così rischiavamo di farle molto male. Mi sembra che mi sia interessato comunque nel fare male o bene. Beh, l'ha colpita la ferma apposta per evitare di doverla colpire in movimento. Vabbè, comunque, non so, è sua amica. Chi? È una sua amica la signorina che è stata tesserata. Sì. Poi secondo me non c'è da nessuna parte. Sarà libera di andare a fare denuncia dal FIB, insomma. Nessun problema. Ah, allora, quello è poco ma sicuro. Mi dispiace per voi, ma poco ma sicuro. Non si preoccupi per noi, è meglio che regni la giustizia sovrana. Giusto. Vedo che è nel torto, non ha alcuna ragione di ciò che ha fatto. Va bene, l'accompagno di sopra, lei è pure libero di andare. Venga pure. Aspetto mia sorella Solor. Sì. Mia amica. Dio, scusate. È così difficile, infatti. Qui sopra, non è perché a me dà fastidio un casino che si impunta nelle cose.
Tipo, adesso non voglio dire il nome, non lo dirò più. E allora ci segui. Cioè, legge, la legge è questa. O ci dici il tuo nome e ti portiamo. Poi se vuoi fare così, vabbè, fai ruolatela così. Detto mia sorella, sì, esatto, ecco. L'ho sentita. Grazie. Venga. Arrivederci. E a voi. Se succede di nuovo queste cose, chiamateci. Ma io non potevo lasciarla lì a Marietta, cioè, dai. Magari noi, se con una chiamata, insomma, con un avvertimento che c'era qualcuno che scappava, potevamo controllare la zona e vedere... No, ma lui è ok, io intendo lei. Lei secondo me non aveva senso di impuntarsi. Quindi era una decisione presa qualsiasi cosa. Lui l'ha fatto in base alle sue alla conseguenza. Lei no, secondo me. Che ragazza stare bene? Sì, l'importante è quello. L'importante è decisamente quello. E anche l'altra deve stare bene. Dove essere l'altra ragazza, oltretutto? E penso sia di sotto, in sala interrogatori. Sì. Sentire me, io avrei domanda. Di che? Oggi essere stata sparata, giusto? Sì. E avrei detto me che avrebbero raccolto informazioni. Però non avrei fatto sapere niente. Io sapere chi essere stato avrei detto già tutto. Sì, comunque non possiamo aggiornarla sulle indagini in corso, signorina. Non mi ricordo. Non mi ricordo il suo nome. Se può ripetermelo? Avrei già detto lui con capelli tipo procoro. Allora, non sono capelli broccolosi. Sembrerebbe Rokoro. Qual è il nome? Carlotta? Lo ricordo come si chiama. E allora si chiama. Un attimo, non me lo ricordo più. Yukiko Furukawa. Yukiko. Yukiko. Ok, a lei ne manca le foto. Possiamo farle una foto così aggiorniamo subito il suo profilo? No. Anzi, la signorina, come si chiama? Anya, ci ha fatto oggi chiedere il vostro corega che ha fatto foto me. Vabbè, ma se vuole averla subito la facciamo noi, così la mettiamo subito. No. Anya? Fare altre foto perché rubare anima. Va bene, aspetteremo la foto nel caso, la prossima volta che la incontreremo dovremo farla. Comunque li abbiamo beccati tantissimo, secondo me possiamo tranquillamente indagare su di loro. Garian? Sì. Ok, la foto ce l'ha, perfetto. A posto, può andare. Grazie. Prego. Ma lei ha sporto denuncia per quello che è successo? Sì. No, non sto parlando con lei. Ah, io? Sì. No, perché voi ci ha portato a centrare me oggi. Essere venuta a centrare avrei fatto tanto... Può puzzare, no, non può puzzare, hanno sbagliato tutte le versioni che hanno detto finora. Okay, sì, hanno detto, no, l'abbiamo trovata qua, noi siamo appena arrivati quando noi l'abbiamo visti uscire. Non ero appena entrato e l'ho salvata quando lui era fuori che stava cercando di scappare. Certo, tutto non ha senso. Cazzo, che pazienza. Ma è sicura di non voler fare una foto? No. E mi sa che siamo obbligati, adesso cerco di capire. Ah, allora io prendo e andare via. Dobbiamo fermare. Perché io non mi sarei applicato a fare foto. No, dobbiamo avere la foto nel CAD, in realtà. Si scordi a chiamare suo collega che ha fatto foto a me. Allora capisco che abbiamo già fatte. Allora si ricorda questo collega più o meno come era fatto, il nome, si è presentato, il numero di matricola. Non ricordare, però ricordare che avere capelli con cresta. Essere rasatorati. Torisi forse, era un poliziotto? Avere scritto trooper su Maria. Allora non era Torisi. Ho capito. Aveva, diciamo, delle sfumature, un taglio. Tagliati, airati, con capelli solo centro ed erano neri. Ok. Ma questa mattina? No, pomeriggio. Ha degli occhiali da sole? No. La ghiaccia. Molto carino, però. Non è Lionheart. Però il signore è più carino. Ah, grazie. Scite cosa sai? Posso, cioè... Sì, esatto. Noi dobbiamo avere tutti i cittadini schedati con la foto. Lo dice Ecos. Posso chiedere a lui che avrei fatto foto me oggi? Fatto rubare anima. Io non vorrei anima. Lei come si chiama? Sì. Indovina chi, esatto. Io Kiko, però chiamami Neko. Neko? Neko. Neko, ok. Aspetti che verifico, forse so chi è che la persona con cui ha parlato. Aspetti un attimo. Fatemi una roba su Discord, va? Che è un casino. Mi hanno taggato. Heidi sequestri, note. La signora lavora, direttrice dell'ospedale, ha sporto denuncia contro il rio Hayashi.
Vabbè, fattura, quindi niente. Sto controllando un attimo su uè Carly, sta foto la facciamo sì o no? Non vuoi fare quindi? No, io la faccio sera, non la mia anima deve, mi ha dato un sacco di problemi fare la foto, lo sai? Perché? È perché poi ho avuto mal di pancia. Ma non c'entra le foto. No, senti il come la foto. Perché? E perché? Ho fatto roba tua anima, su, visto? Sì. Ma io me ne sono fatti tanti di foto per il cat. E probabilmente non... adesso non c'è più l'anima. Sto morendo? Probabile. No, porca vecchia. Gaione, potrei morire. Va bene, senta, allora mi faccio una cortesia. Le posso chiedere gentilmente, le posso fare una foto? Perché evidentemente c'è stato qualcosa che non è andato nel caricamento della foto nel CAD. Non avevo visto che c'è il capitano. Gentilmente, glielo chiedo gentilmente. Sta riparando con me? Sì, con lei. Però se puoi offrire a me da bere. Va bene, quando aprirà un locale lo offrirò da bere. Ma io lavorare Neko, tu passare Neko, io offrire da bere. Dove la vuole una sprunk? A Neko. Ah, Neko. Va bene, passo, va bene. Passerò lì. Grazie mille. Non ho capito cosa ha detto, però spero che sia una cosa carina, insomma. Sto va bene, le faccio una foto, guardi. Si metta... Lo facciamo mettere la signorina? Di qua c'è un... Non posso che rende di più, venga. Vicino alla bandiera americana. No, venga qui con me, guardi. Ci mettiamo... Dobbiamo aspettarli. Salve, agente Collins. Buonasera, come stai? Tutto bene. Lei come va? Che ci fa? Bene. E allora... No, è stato un casino. Allora abbiamo trovato questa ragazza manettata in un negozio. Sì. Ah, cavolo, mi dispiace. Sì. Sta bene, signorina? E per fortuna sì, sono arrivati in tempo. Bene. Cos'era? Tentativo di rapina? Penso di sì. Speriamo di sì, spero che non vorressero fare altro, almeno. Chiaro. E avete trovato solo la signorina all'interno? No, altri quattro soggetti che però hanno detto che erano appena arrivati e la stavano cercando di liberare. Non ho capito. Altri tre. Ok. E chi sono? Lui mi ha aiutato. Lei? La signorina mi ha accompagnata. Per strunzo. E poi c'era un'altra signorina fuori. C'era? Sì. Buonasera. Ok. Che è mia amica. Non mi faccia spaventare la signorina che è già scossa. Alfa 3, 10:50 di una fiuma nera sopra il ponte del Poverino, l'hanno trovata appannettata in un negozio. Cacchiarola! Che è successo? Adesso poteva anche essere lei che adesso è venuta ad ammanettarmi di nuovo. Noi non ammanettiamo la gente di solito. Ah no, e che fate? Ci accertiamo che quelli che manettano la gente lo facciano bene. No, esatto. Ci accertiamo che la gente, che quelli che manettano la gente manettino bene. Ma quello che ha detto... E leggano i diritti soprattutto, vero Carlotta? Certo, quelli sono la cosa più importante. Perfetto. Bravissimo, no. Carlotta. Insomma... Ma voi vi fidate di questo qua, fatemi capire. Ma in realtà la gente Carlotta si sta dimostrando un'ottima gente, perciò sì. Ecco, hai sentito? Entro che gente scadente. Ho capito. Sicuramente meglio di quello che ha tesserato. Tesserato? Sì. Cosa? Sì. Che è stata una situazione hanno tesserato Esther. Esther si chiama. A posto, non abbiamo fatto. Potete andare se volete. Lo scrive Esther. Esther. No, che lo scrive. La signorina è un po' sensibile. Anzi, primitivo. Ma mi giro, quindi... me lo trovo davanti. Quindi se faccio... Buh. No, niente. Bene. No, non instighi. No. Cosa scrive Esther, amici? Va bene. Allora, sei qui tutto a posto. Carlotta, forza e coraggio. Sì, non ho idea di dove sia finito Gaione. Era dentro nel corridoio. Vado. Abbiamo incrociato. Vederci. Ecco. A posto, aggiornato il CAD. Sì, quando adesso passo, quando sono fuori del visto passo. La trovo sempre a lei? Fa vedere gli arresti, sicuro l'hanno presa. No. Il numero in caso. Chi è questo? Non l'ho mai visto. Comincia il pressing. Allora, io devo guardare. Aspetta.
Devo parlare con il capitano, va bene anche Gaione in realtà, voglio capire sta cosa, visto che... Stanno andando. Per cosa? Ma ti ha comp... Perché io sto seguendo? Non sto capendo. Vieni. Allora ti aspetto in centrale? Ok. Ma scusami, perché mi ci sono aperto in faccia? Ah, andiamo nel poligono a sparare, muoviti. Ma perché? Sono nervoso. Ma che cacchio stia succedendo? Io non sto capendo. Posso tirarti un pugno? Ma hai già fatto. Una manganellata? No. Posso? No. Una palettata se vuoi. Ma non ce l'ho, andiamo. Io sì. Tu ce l'hai? Me la dai? Ti tiro no. Una palettata. No. Dai, tirala a me allora. Ascolta un attimo. Allora. Dai, tiramela a me la palettata. Aspetta, no. Ma è diventato anche te che erano versioni discordanti quelle che ci hanno dato. Sì. Stradiscordanti. Cioè, io non ho sentito la versione del. E sono il ragazzo però. Che c'è detto qua, c'è detto che è arrivato prima. Le due ragazze sono arrivate dopo di noi. E le ragazze c'erano già. Lui è arrivato prima ed era già dentro e lui stava scappando invece. Cioè, è tutto sbagliato. Sì. Aspetta, vieni. Aspetta, vieni, cominciamo a correre di nuovo. Ah, Carlotta non è un tipo che ha voglia di impegnarsi fisicamente. Allora... le versioni erano molto discordanti sì. L'una tra l'altra. E anche con la realtà dei fatti. Sì, allora lo stagio ha detto che semplicemente è stata presa da tre persone. Non so le mod della fan. Ok, ti ha detto due. Esatto. C'erano tre persone e quindi appena hanno visto la polizia in giro sono andati via, loro sono passati casualmente e l'hanno aiutata. Il tizio ci ha detto che erano in due che scappavano su una kuma e mascherati e che noi siamo arrivati con le sirene, noi non avevamo le sirene e che le signorine sono arrivate dopo del nostro arrivo ma c'erano già. Esatto. E in più ha detto che lui è entrato nel locale mentre arrivavamo noi, ma lui era già dentro con la... Cioè lui è l'ultimo che è uscito, era dentro con la ragazza ammanettata. Ragazzi, lui. Se l'ostaggio ha detto così, noi questa cosa ce la teniamo per noi, ce la teniamo sì, da sì, parte, assolutamente. Però diciamo, l'ha scagionati a tutti, quindi che deva. Sì, quello sì, però è, diciamo, teniamo d'occhio questi soggetti, perché hanno detto delle menzogne a quanto sembra. Lo so. Va bene, tenete tutto a mente. Va bene. Adesso la denuncia della ragazza la scrivo io e tornate in pattuglia. Ok. Stiamo aspettando okay. Alfieri. No, forse no. È andato a Bullingbrook a portare quella lì. Ma per cosa? Oltraggio e minaccia. Ah. Io la body... Ma sì, io la bodycam non la perdo. Se non l'avete visto, tutte le bodycam sono salvate, non so amici. Non se gliel'hanno detto, ma la tesserata Alfieri. Eh sì, perché stava... probabilmente voleva scappare. Sì, esatto. Sì. Ma a questo punto non possiamo avvisare i ragazzi che la stanno aspettando qua che è a Bullingbrook? Mi sa di no. No. Ok. Lei in evidenza? Sì, tutto in evidenza. A meno che non vuole... Aspetta, ma senti, se non vuole comunicarlo lei. Babbo, esatto. Va bene, intanto andiamo, capitano, ci pensa lei? Sì, lo chiamo. Ok. Devo andare sul distributore a prendermi qualcosa da bere, da mangiare. Va bene. Prelevo. Prelevo, cioè, li offro io. Io ho delle robe da bere da mangiare, forse non ho da bere, fa vedere. Ho 5 sprunga, no, in realtà ho da bere, perfetto. Questi biscotti me li ha dati, ho anche questo, questi biscotti me li ha dati Gabri, quindi me li tengo. Nocte non può vedere le mie bodycam così, mi sa, Deve chiedere sempre permesso a me, anche se secondo me non ha senso, perché... Cioè, potenzialmente si può dire che la mia bodycam in un archivio, così, e lui le può vedere. Che ho fatto? No, voglio bere. E lui lo potrebbe vedere, però vabbè. Sentiamo Gaiola. Te sei un pazzo. Infatti dopo te l'avrei chiesto. Posso tesserarti? Ma perché? Hai comprato? Cazzo, c'avevo la sicura. Fortunato, ti avrei denunciato.
No, quella no, quella no. Ma che tesserata, vieni la Glock dopo, Ma non correre, Agna! Sono inciampato nell'ultimo gradino, scusa. Sì, ti faccio inciampare io, ti faccio inciampare. Ti aiuto a tirarti su, vieni qui. Mettimi giù. Ma ti ho aiutato ad alzarti. Ho capito, mettimi giù adesso. Adesso ti metto giù un attimo che arriviamo in fondo alle scale così non inciampo. E sei tu che inciampi, mica io. Olla, andiamo. Ottimo, andiamo. Tra l'altro io so che è sbagliato. Dobbiamo fare anche benzina, eh? So che è sbagliato per le città di polizia non fare palestra, ma io mi sto rifiutando di farlo. Quanto bevi sta macchina di merda. Adesso ogni live... Io mi avevate dato un'idea, amici, che prima o poi inizierò a fare, ovvero rendere le mie bodycam un vlog. Ovvero Carlotta che commenta ciò che fa. Avrei bisogno di un meccanico in centrale di polizia. Ma dice in piazza centrale, grazie, andiamo a fare benzina intanto. Geniale, sì, me l'avevate data voi l'idea, non è mia. Però sì, io potrei farlo. Non mi ricordo chi mi aveva detto di fare il vlog. Posso deserarti, quindi? No! Aia! Di chi è? Non me lo ricordo, non me lo ricordo proprio. Mi hai pestato il piede, bastardo. Io ti giuro che ti prendo a testate quando siamo fuori servizio. Ma mi hai pestato il piede, cosa vuoi? Per le botte? No! Meglio per te. È che ti straccio io. In storm sicuro. Salutiamo ste. Lì voglio i miei vecchi beater. Appena cazzato la denuncia al FIFA. Un altro, volete vedere che poi mi chiedono di scrivere, stilare un mini rapporto su tutti sti tizi qua che hanno fatto tutta sta roba qua. Poi me la voglio rivedere la bodycam perché non mi hanno detto, mi sembra proprio falso. Guarda che gli ora che se ne va per fare ah no, ecco. Per pagare a me il meccanico. Ma lei? Sono di nuovo qua. Ciao. Ehi, Gabby. Ciao, come state? Bene. Ditemi. Mi servirebbe una riparazione. Quell'auto là. Ah, questo. Okay. Paga il collega col cappellino. Sì. Sposti un attimo che vado avanti. Sono... Moto qua, non sono nemmeno le Mary che abbiamo. Cioè io toglierei lo spawn, amici. Bello, Gabby. Ciao, come stai? Va bene. Ma meglio? Ma fai il nido con quei capelli? No, servono tipo casco protettivo, visto che non ce lo danno integrato alla divisa, per evitare che mi colpiscano come in testa no? Con... no, non l'abbiamo. Ma dovresti ribellarti per sta cosa, scusa. No, infatti mi sono ribellato facendomi crescere i capelli così, vedi? Non è una ribellione abbastanza ribellosa. E invece sì, perché così io sono protetto mentre loro no. Guarda, Gaiola, ha solo il cappellino, perché lui non è in grado di fare questi ragionamenti. Cioè, in base a come ragioni crescono i capelli, non ho capito. No, è che io voglio preservare la mia vita mentre lui no. Ah, vuole morire, Gaiola? Sì, vuole morire senza ribellarsi. Mi sto mettendo delle parole in bocca, A posto. Quanto le devo? Ma io mi incazzerei se fattura, mi dicessero che fattura, mi mettono in bocca. Vada. Basta che non sbaglia a scrivere. Vabbè, basta che lei sia consenziente. Cos'è che devo essere? Ha fatto bene. Consenziente. Ah, io sì, lui è consenziente. E non lo sa. Gaiola, sei consenziente? Dipende su cosa, sono maggiore. Nel senso. Ma... ecco qui. Ok, grazie mille. Beh, buona serata. E buona serata. Non farti la fine di nuovo, ciao. Andiamo a cercare Chad. Un attimo, aspettiamo un po' di secondi che la metto dentro il garage, dopo la ritiro fuori. Ma non serve a niente. Sì, serve invece. Ma perché? Ah, perché c'è la carrozzeria davanti. Chad è proprio Chad. Un po' sì. Ah, perché? Perché serve. Ma chi se ne frega delle luci? Siamo la polizia. 30 secondi sono passati. Speriamo. Mi sta chiamando Alfieri. Dica. Perché? Ha fatto il 10-19. Allora, tu sei con Santa Cruz, giusto?
No, io sono con Carlotta. Quindi o lasci Santa Cruz da solo e vieni con me. Ah, quanto manchi? In realtà non 17. È per la tesserata. Vabbè, ma tu pensavi che stesse scappando e... Dighio. Andiamo, faccio un altro giro e poi vado, mi sa che vado in 17. Dighio. Vabbè, devi avvisare però prima di tesserare, quello è il problema. Lo so, però... Lo so. Ricordati queste parole che hai detto, secondo me lo sono già dimenticato. Ho capito io, però così è. Ah, l'orario. Allora, lo dico, facciamo una ronda e basta, e poi me ne torno in 17. Ultimo giro per 17, sì. Insomma. Ah, ti hai minacciato anche. Vediamo un po'. Un attimo, denuncia, no. C'è la denuncia di... Nessuno l'ha segnata, mannaggia. Ah, scapriola. Mamma mia. Ciao. Eccola qua. Manca la foto alla tizia che abbiamo arrestato, eh. In che senso? È che mi manca la foto. No, vabbè. Aspetta. Dino d'Alfieri. Quanto duri ancora in pura? Poco, non penso tanto. Alfieri? Zio Latte, gli hai fatto la foto alla tipo che hai arrestato? Caricala. Bravo. Allora. A posto. Caramba. Cerco un altro caramba. Tu devi sempre dire un zio Latte. Ma quello è pazzo, andava velocissimo, eh. Venire giù un attimo. Hai capito? Sì. Sempre un bel zio latte. Comunque io te lo dico, faccio l'ultimo giro, poi me ne vado in 17, che tardi. Ma sei pazzo? Eh sì che sono pazzo. Sì, si nota. E stai andando del pazzo? Ma no, ma spiegami sta faccenda dei gratta e vinci. Ma che cacchio ti devo spiegare? Cioè sei ludopatico praticamente. Poi non sono ludopatico, ti pare che sono ludopatico? E invece. Spiegamela. E niente, ogni tanto gratto qualche grattevinci, lo facevo anche in servizio, a quanto pare non posso. Però nessuno me l'aveva detto. Dai che ci facciamo un giro qui. Dai. Dubatico io, oddio. Devo fare scorta di grattevinci. Io fino alla visita avevo deciso di smettere, perché, cioè di non comprarli più, per il semplice fatto che dove sarebbe dovuto essere la visita e non l'ho fatta. Però proprio perché non l'ho fatta, mi sa che non rollerò il fatto che smetto di grattare. Buonasera. Ho visto un tizio con una bandana nell'occhio. Non credo. Cappello da cowboy. No, non avrei visto. Ok. Un attimo. È qui da solo. Hai, sei arrivato adesso. Ah, ma lavora qui? No. Ah, quindi no, non ci sono i dipendenti? No. Signore. Eione, quello là è un tizio che non paga le tasse. Ah, sì? Sì, è stato denunciato dalla direttrice dell'ospedale perché non paga le fatture. C'è la denuncia? Sì. Vai, procedi. Cosa devo dire? Dio caro. Aspetta. Guarda le denunce. Ok. E non ha pagato le fatture. Dobbiamo controllarle, lo dobbiamo portare in centrale. È stato di fermo per accertamenti? Sì. Ok, glielo dico quindi? Sì. Bene. Signor Hayashi? Oi. Ci potrebbe seguire in centrale? No, perché? Perché dovremmo mettere in stato di fermo per degli accertamenti. Accertamenti? Che tipo? Sì. Le spiegheremo tutto in centrale. Se ci può seguire, Oh, no, non avrò tempo da perdere. Non è tempo da perdere. Ci deve seguire. No. La prego di seguirci, perché sennò la dobbiamo manettare e portare con noi. Signora Hayashi, per cortesia. Perché dobbiamo fare degli accertamenti. Che accertamenti dovrei fare? Degli accertamenti, le spiego tutto in centrale se ci segue.
Io non so se glielo posso dire. Per cortesia, ci può seguire? Tu diremmi cosa vorrete. Dobbiamo fare degli accertamenti. Per cosa? Tu diremmi cosa? Che accertamenti? No, mi aspetti qua. Arrivo subito, non si muova, eh. Non so se glielo posso dire. Non si muova non vuol dire che se ne deve andare. Io vorrei sapere tu che accertamenti. Degli accertamenti. Li spieghiamo tutto in centrale se ci segui. Non avrei capito. No, cosa allora... dovrei fare noi in centrale? Degli accertamenti. Cosa dovrei fare in centrale? Devo solo farle delle domande, non si preoccupi. Che domande? Delle domande di routine. Che tipo di domande vorrei fare a me di routine? Allora, praticamente c'è il sospetto che lei non abbia pagato una fattura. Ah, allora avrei ragione io che vuoi cercare me. Eh sì, ma è stato un caso. Essere stato caso? Sì, e non eravamo qua per prenderci un caffè. Allora, io adesso dire due cose. Sì. Mettiamolo così. Se lei se ne va, senza portarmi in centrale, se ne va via, io non raccorterò. Va bene? Va bene. Ok, vuoi adesso andare via, tranquilli. Senza dire niente. Va bene. Non ho visto, Busa. Aia. Gaiola, vieni subito, il soggetto mi ha preso in ostaggio e sta scappando. E dove sei? Dove sei? Sono sul retro, vieni sul retro, c'è il garage per uscire. Sta guardando il bagagliaio, vieni, vieni, vieni. Serve supporto? Serve supporto? Signore, mani in alto! Cerca da... codice 0, codice... Mi ha puntato. All'UV Caffè. Ha puntato. UV Caffè, UV Caffè. Tutte le unità disponibili all'UV Caffè. Ha puntato lui. Attenzione, capitano. Tango down. Ah, esatto. Pizza, 18. Ma non ho mai visto che mi ha preso in ostaggio, Gaiola. Quante unità ci sono sul posto? Check radio. Check buono, tango down. Quanti soggetti? È un solo soggetto, ma aveva preso in ostaggio, ma ha lasciato tentando di scappare e l'abbiamo atterrato. 10-4, quindi è calma la situazione? Al momento sì, faccio un perimetro nella zona. Perfetto. Sono arrivati i soggetti in moto. Quanti sul posto, ETA 30 secondi. Sono due soggetti in moto, sono nel parcheggio. Due volanti in arrivo. Silenzio radio, quanti agenti sul posto ci sono? Al momento due agenti sul posto. 4. Sto arrivando anch'io, 6. Già, noi siamo qui. Allora, due già erano sul posto, più altre due stanno arrivando, sono 6, più Alfieri e Santa Cruz 8, giusto? 10-4. A posto, basta, non vado più nessun altro. Madonna che è tantissimo. È la prima azione che faccio senza morire. Credo abbiano sgombrato la zona al nostro Vediamo arrivo. Vediamo 4 moto ad alta velocità che vanno verso la città. Facciamo annuncio zona interdetta. Dove si trova? Sul retro, venite sul retro. Ho le moto davanti, cosa faccio, capitano? Ripetere? Ho le moto davanti. E qui dentro. Posizione? Dica? Non ho sentito, scusi. Ma come è iniziata la sparatoria? Allora, le spiego. Eravamo dentro. Io ho notato che il signore ha una denuncia per non aver pagato delle fatture. Ah, ok. E quindi gli ho detto, ci può far seguire in centrale per degli accertamenti? Lui mi ha preso in ostaggio con un coltello. E mi ha puntato in testa. Ok. Sì, ho aperto il fuoco, ma perché mi ha puntato. Capito. Sì. Allora sì. Sì, mi ha preso prima... No, ma mi ha preso prima in ostaggio, oltre a puntarmi. Vabbè, facciamo perimetro noi ragazzi, ne bastano 20. Due ragazzi qua con il soggetto ferito. Sì, uno di voi ha delle bende con sé? No. Controllo nella pattuglia, ne abbiamo? Sì, vado. Ho un medic. Sono anch'io in zona Wojciechowski.
Ah no, non c'è bisogno. Dobbiamo chiamarla interdetta la zona? No, 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 non c'è bisogno di supporto. Interdetta dove c'è stato... È chiuso, cioè, vabbè. Devi prendere le bende. Mi confermate di dare il dispaccio zona interdetta UV Caffè? Confermo, confermo. Ok, no, no, il signore... Comunque l'azione IMO era già iniziata perché mi ha preso in ostaggio. Quindi anche se non avesse puntato, secondo me potevamo sparare. Con i soggetti all'interno del locale cosa dobbiamo fare? Che rimanessero nel locale. Tieni, Gaione. Sento un colpi d'arma da fuoco? Grazie. Dove? Verso la centrale. Serve supporto? Alfa 2. Al momento no, dobbiamo verificare ancora. Abbiamo chiamato i medici? La zona deve essere tranquilla, però. Ok, va bene. Bucikovsky, check. Buona. Aspettate che controllo, amici, quello che mi avete detto. Fine, ma di colpi d'arma da fuoco in lontananza. Come riguarda la polizia non so. Signore, si allontani immediatamente dalla zona. Deve uscire immediatamente dalla zona. Perché sì, esca dalla stanza immediatamente. Sì, va bene, sì, esca cortesemente, anche se suo amico non mi dispiace. Va bene, non si preoccupi, adesso arriveranno i medici e cortesemente esca. Unità all'inseguimento. Io mi distacco. Mi distacco, mi fermo ad assistere il soggetto a terra con i medici. L'alfa dietro all'auto verde, chi è? La zona qua volete... Sì. Avete controllato, dentro è presentato un signore dicendo che il soggetto è suo amico, voleva controllare. No, io lo so, lo fa. Okay, stiamo facendo 10:31 di una macchina gialla con la striscia nera. A livello di 10:4 siamo dietro di voi. Siamo già signori, c'è troppa confusione. Suggerisco di dividere i canali. Chi si occupa 10, della 31, situazione 202. Qua e chi si occupa dell'inseguimento. Allora, UV Caffè ha una frequenza sopra 202. C'è Cradia? C'è. Buono. Okay, procediamo a chiamare gli MS. Qualcuno che si prenda questa responsabilità. Io resto con i feriti. Check radio. Buono. 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 Vai Carlotta, chiamate gli MS. Chiamo gli ansi. Non serve la scientifica, vero? Ipoteticamente credo di sì. Anzi, sì. Pronto? Mi sente? Yes, sir. Buonasera. Allora, siamo a Luca Caffè. C'è un'emergenza. Avremo bisogno di supporto medico per un soggetto che è stato ferito da colpi d'arma da fuoco. Avremo anche bisogno della scientifica, se possibile. Quindi sto parlando con, come dire, con... un agente di polizia. Sì, sì. Mi scusi, non mi sono presentato. Agente Carlotta, venga pure. Perfetto. Ok, perfetto. Arriviamo subito. Grazie. Luca Caffè. Sì, sul retro. Che dici? Ok, a posto. Vai, Free. Ok, sta arrivando un medico. Ho chiamato anche la scientifica, perfetto. Però... Gliel'avete detto che siamo sul retro? Sì, sì. Okay. Carlotta, dimmi. Io ti giuro, spero che abbia iniziato lui a sparare. Mi ha puntato! Ok. Te lo giuro, mi ha preso prima con un coltello al collo, poi quando ti ho chiamato mi sono affacciato e mi stava puntando una pistola. Ok, quindi la tua vita era in pericolo. Certo che era in pericolo, prima solo il fatto che gli ha portato un coltello alla gola. Mi ha buttato un coltello alla gola e mi ha detto: se mi lasciate andare non ti succederà nulla. E mi ha buttato lì sulle scale. Allora io ti ho chiamato subito in radio perché non te ne eri accorto. Mi sono riaffacciato per vedere cosa stava facendo e mi ha puntato una pistola. Soggetto. Dov'è? È sempre lo stesso. Era il capelli bianchi, sta entrando all'uvo. Prima non qualsiasi cosa succede all'interno di strano comunicacelo. C'è anche un soggetto che sta guardando dal balcone lì sopra, occhio. La tua vita era in pericolo, sì che è in pericolo, ho preso lo stagio. Faccio un paio di domande, vediamo cosa mi dice, magari sa qualcosa. 10-4, tengo d'occhio da qua io, così succede qualcosa. Non è zona interdetta. A parte che hai tutto tu in bodycam, mi hai già spiegato la situazione, quindi che cavolo devo chiedere, scusa. Ma il soggetto lo hai atterrato te? No. L'ho atterrato io. Ah, quindi siamo stati noi comunque. Ok, ricevuto.
Per andarli tutti via. Non lo so, cioè, tolto comando di non dichiarare zona interdetta. Secondo me era da fare zona interdetta, perché cioè quel tizio lì poteva potenzialmente essere armato, entrare e ammazzarci tutti. E sono innocui. Come fai a dire che sono innocui? Mannaggia te. Cioè, solo perché ti dicono no, non vogliamo fare niente. Sono tutti amici di questo qua adesso che arriva l'ambulanza, ci assaltano, non lo so. Una terza entra anche secondo me, però vabbè, l'alto comando cerca di fare così. Io ascolto i loro ordini anche perché non so che altro fare. Qui è sua. Sì, stavo guardando il bagagliaio prima, controllo la targa. 074, vieta. Arrivano due soggetti a bordo di una moto che seguono l'ambulanza. Dottore, venga pure con me. Ci segue. Mi segua. Ah no, sono Pojus e gli altri questi. Allora, gli ho messo un laccio emostatico di fortuna alla spalla e gli ho bendato la ferita e ho applicato pressione. Comunque, oh, io spero di aver fatto tutto Figurati, giusto. noi. Io spero di aver fatto tutto giusto perché se ho fatto qualcosa di sbagliato, boh, non so che dire. Tu non hai fatto errore. Non ho parlato in radio perché ero ostaggio. Appena ho buttato a terra ho aspettato di rialzarmi così non era cosa. Poi dopo ho chiamato supporto, ho sbagliato supporto e ho fatto quello che dovevo. Buonasera, dottore, scusate il disturbo. Qua dentro. Provato proiettile. No, allora, a livello di regole di ingaggio è giusto, non so a livello di regole di pulizia. Aspetta che ci spostiamo, che fanno Un secondo attimo, perché la verso. chat è piccolina, quindi non riesco a vedere Perché io tutto. so. Un attimo, adesso mi leggo la chat. L'identificare secondo me non aveva senso, perché non dobbiamo prendere proiettili, lui ha l'arma con cui ha sparato, le altre armi sono nostre, cosa dobbiamo prendere? Che proiettili ci servono? Ok, andiamo. La scena è stata molto figa, bello, mi fa piacere. Mi fa piacere perché anche a me è piaciuta. Ero un po' in ansia Visto che ci sono cercando. i dottori, siete Adesso andiamo. favorevoli se io e Freeman torniamo in 201 per assistere gli altri se serve? E 10:40. Agente, segua Noi andiamo in un'ambulanza. ospedale. Segua in. Ricevuto. Volevo dire in. Torna in macchina, Freeman. Le polizie devono stare insieme, sì. Adesso infatti vi faccio una cazziatina alla Carlotta. Signore lì sopra ancora guarda. Cagnone, mi hai quasi fatto morire. Cazzo, ti ho salvato la vita Ma chi ha dopo? salvato Mi la hai vita? Te dato ne sei andato l'arma. mentre dovevo fare lo stato di fermo. Corona mi ha preso in ostaggio. Io ho chiamato il capitano e non ti ho visto più dopo. Ti ho Meno, ma cercato meno per male che tutto il non mi ha locale. coltellato. Ho rischiato una vita, cagnone. Sai che ho paura di morire. Non mi devi lasciare solo in queste emergenze. Ti ha bucato le gomme, abbiamo le gomme. Guarda come ha bucato. Ci hanno bucato le gomme. Ah. Niente, dai, fa Zio compagniamo. porco, io non ho parole. Andate voi Dai, dai. all'ospedale. Va bene, va In bene. ospedale noi chiamiamo il meccanico. Ok. Il gruppo di Ferri, Ma secondo me in realtà anche lui potrebbe essere quello che è Alla stato per lì. spalla Potrebbe in ospedale. essere anche l'amico di questo qua che. Niente zona interdetta, ma io non ho capito sta E scelta dell'alto all'Ubu comando. Caffè ho una ruota bucata. Di zona interdetta, chiamate lavoro all'SPD. Io Grazie. non Sì, rispondo perché siamo in emergenza. grazie. Potrebbe benissimo. Allora, io ve lo dico, fatemi controllare una roba. Se lui è al telefono. No, non è al telefono. Se fosse stato al telefono, non mi sarei. Poteva essere tipo una chiamata di lui che diceva: non mettetevi più contro di noi, cose così. Io l'ho visto quel maramma che mi ha bucato la ruota. Tutte ste chiamate. Non è che è una rivendicazione. Oh, via. Chi è stata a bucarti la gomma? Secondo me l'hai vista? Uno con i T-Max. Porca miseria. Era col casco o senza casco? Ma Non io lo non ho so. capito perché il capitano ha detto di non dichiarare le zone interdette. Cioè, se il tizio che è entrato dopo lì dietro con noi fosse stato armato, era pericoloso. Sì.
Oddio mio. Meno male che abbiamo fatto l'ultimo giro. E devo chiamare gli Ironheart, direi anche di arrestare. Cioè, non so se lo arrestano direttamente loro, se arriviamo prima noi. È tentato omicidio comunque. È tentato omicidio, ma anche deve fargli pagare le fatture. Vabbè, vediamo se arriva in tempo e torniamo in ospedale. Io l'avevo detto. Ma tutte ste chiamate. Devono rispondere gli altri. Noi dobbiamo avere un'emergenza. Non ti ho sentito io, eh. In 202? Sì, no, sono in 201. Ok. Pronto? No, ci spari, ve lo dico. Se ne sta andando. Sì, beh, ma spero di fare in fretta, di tornare lì in ospedale. Ti confermi l'unico che non fa cazzate. Boh, io ho detto in radio due volte. Facciamo la zona interdetta. Scrivete la zona interdetta. Risponde il capitano. No, non faccio la zona interdetta. Succede che entra un tizio che poteva essere sì, potenzialmente sì, armato. C'è di tutto. Ma sì, sono sempre loro. È sempre Ania. È sempre Ania. Ciao, ci hanno buccato la gomma. Lei non è del mestiere. Ma io non so, non è manco mia la macchina. È sua. Io non ho fatto nulla, è tutta colpa sua. Se la faccia da bastardo, quello si vede un pochino. Ma io? Non tu. Ok. Va bene, andiamo. Che se sei un codice 3, no, codice 4, no? Codice 4 quando finisce l'emergenza. Può controllare se avevo il caricatore pieno. Sì. Quanto le devo? Mi dica di nuovo fattura o no? Che cambia la cosa. Ecco qua. Basta, no? Va bene, grazie. Sì, sì. Perfetto. Grazie, grazie mille. Grazie, arrivederci. Buona serata. Speriamo di non rivederci. Cioè, stasera. Madonna. Vediamo un po' come va. Vabbè, io non ho l'ho colpito una volta, credo, perché ho preso l'assist sulla kill che è uscito l'hitmarker bianco. Però non ho più manco provato a colpire perché era stracoperto, lui non aveva mai sporsi. Lei che ho tenuto promozione. No, io adesso se non mi promuovono, cazzo che. No, non lo cazzo Gaiaro. Però mi sa che se ci chiedono le bodycam fanno casino. Perché. Cioè, penso abbia sbagliato lui, se è andato totalmente via. Mi fa vai a metterlo in stato di fermo. Io spero mi promuovano, dai, oh. Esito con tranquillità una roba, hanno preso in ostaggio. Che poi, allora? Io ho rullato anche che ho aspettato Gaiola ad andare lì, perché... Ah, giusto in tempo, l'hanno appena rianimato. Perfetto. Oh, boh, dai, allora ve lo lascio. Ok. Buon lavoro. Buon lavoro. Le manette stavolta le mettiamo. Cazzo subito. Non rispondere. Non ho risposto, non risponde mai, siamo in emergenza. Comunque ho detto, non sono andato subito a puntarlo, ben nonostante lo vedessi, perché mi ero spaventato, giustamente, mi pigiava paura adesso, ho detto ti ammazzo, se... quindi cosa ho fatto? Ho detto no, ho detto Gaiola, se vedo lui che va, vado. Ci siamo facciati, mi ha puntato, l'ho sparato, poi l'ho beccato pochissimo. Beh, fa niente. L'importante è che abbiamo vinto noi. Easy club. Grazie a me. Occhiolino. E ora delle fatture verranno pagate. Sì, proprio oggi parlavamo con Bruca. Botta best finanziere, parlavo con Bruca. Ma io appena l'ho visto, ho detto, ma aspetta, mi avevo letto una roba prima, apparentemente riguardavo chi è, avevo riguardato, arriva a chi Ashet, ma è lui? Infatti non so se avete visto che dentro ho controllato così a caso, ed era lui. Vabbè, comunque, oggi con Bruca, che sarebbe la direttrice, quella lì dentro, no, non è lei, no? Perché anche lei è pilata. Parlavamo del fatto che molti non le pagassero le fatture, quindi stare più attenti alle denunce e tutto, ed eccoci qua. Grazie a me. Carlotta best player.
Sì, scientifica inutile. Ma Gaiola, perché mi hai chiamato la scientifica lì? Non serviva. Ma infatti, io non la volevo chiamare, mi hanno detto non hai onore di chiamarla. Ho sentito uno sparo? Non mi è sembrato. Dica la garzona. Lui è Michael Metal, mi sa. Cioè, era l'ex Michael Metal. Non so come si chiama oggi. Non ne ho idea. È quello tedesco. Frescatore matto, giusto. Giusto, giusto. Io sto giocando con due monetine. Allora, gente. Signore. Salve. Se può voltarsi. Allora, le sto per applicare le manette. La dichiara in stato d'arresto per tentato omicidio. Il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà potrà essere usata contro di lei in tribunale. Il diritto ad un avvocato, se non se lo potrà permettere, le sarà assegnato uno d'ufficio. Ha compreso i suoi diritti? Ai. Mi segua. Stiamo per arrivare alla chiesa. Siamo ora pure. Chiesa, cimitero. Buonasera. Torniamo direzione allora, est verso il Bahamama. Sì. Dentro a parlare un attimo con i medici un secondo. Va bene. Siamo va davanti al Bahamama e siamo direzione ovest sempre, stiamo girando l'intorno. Metti la cintura e rimango qua ad aspettarti. Direzione sud verso il molo del ferro, okay, passiamo ora il molo del ferro. Direzione est verso negozio di tatuaggi, palestra. Svolta a sinistra, Burger Shot. Centrale di Vespucci, direzione nord verso il punto nodo. Caronata 10-3. Svolta a sinistra della centrale. Bavangu. L'hanno lasciata da sola? Yes. Ok. Farò presente questo ai superiori. Cortesemente, sì. Allora, scusi. Non ci sono state fornite chiare indicazioni sul luogo e abbiamo rinvenuto dei caricatori all'esterno della struttura. Ok, sì, perché all'esterno abbiamo sparato noi e all'interno ha sparato il soggetto, insomma, dove è stato trovato. Perfetto. Quindi, altro appunto, indicazioni più chiare sulla scientifica. Allora, beh, la scientifica in realtà non era neanche necessaria, perché il soggetto sappiamo... Cioè, abbiamo chi è, insomma, e molto probabilmente avremo anche la pistola, quindi... Vabbè. Allora, perché è stata chiamata? Non i superiori ci hanno detto di chiamarla. Comunque, ci scusi ancora per il disturbo, direttrice. Allora, direttrice, io ho una denuncia che lei ha fatto per sì. Ryo Hayashi, giusto? Sì. Allora, Ryo Hayashi è scappato quando... Mi spieghi... C'è stata... Una segnalazione di un soggetto a terra nel retro della pizzeria all'incirca dopo le 22. Ok. Il soggetto è stato preso in custodia, portato in ospedale, presentava ferita alla spalla da arma da fuoco. Se non sbaglio, di striscio. Ma domani Bruca mi insulterà tantissimo. Ok. Domani se becco Bruca su Discord mi insulta. È stato curato nel tragitto dall'ambulatorio al desk e il soggetto è scappato. Ok, quindi prima di effettuare la fattura è scappato. Esattamente. Va bene. Finito domani tantissimo. Va bene. Adesso dico scusa Bruca in meno. Allora portiamo in centrale, facciamo anche per questo. Anche se non è colpa grazie tua. Mille. Non è tanto la questione della fattura, per me può anche non venire a pagarla, dato che non è stata emessa, ma sarebbe comunque gradito lo facesse, solo per scongiurare che queste cose accadano di nuovo. Certo. Sembra un problema all'ordine del giorno in ospedale. Ok, va bene, allora gli diremo anche di venire in ospedale. Sì, perfetto. E se ricordi la cosa più importante, l'appunto
di non lasciare la scientifica da sola. Certo, certo, lo farò presente all'alto comando subito. Perfetto. Scusate ancora per l'inconveniente. Di nulla, l'importante è risolvere. Certo. Buon lavoro. Buon lavoro. Tanto a voi, agenti. Grazie mille. Scusate. Arrivederci. Oh signore, quante chiamate che stanno arrivando. Eccoci qui. Vuole un avvocato, signor Hayashi? Signor Hayashi, mi sente? Vuole un avvocato? No, non vuole solo ti per pagare. Ce l'ha doppiato d'ufficio, se vuole. Ah, sì. Ok, perfetto. Allora procedi per chiamare l'avvocato. Certo. Anzi, non vuole. Non vuole? Ne è sicuro? Perfetto. Ma non so cosa voi avete visto. Io non ho visto nulla praticamente. Mi dispiace per quello che è successo, signora Hayashi. No, non è voluto. Si sente bene. Alzare da Damian, mannaggia lui che parla piano, cioè non è che parla piano, adesso mi abbassa il suo volume. Ok. Beccarlo quando parla. Vai alzarlo. Perché se no si sente solo. Ok, andiamo. Appena dice qualcosa controllo il volo dov'è e lo alzo. Quindi non leggo la chat per un attimo perché TS è sul secondo schermo, scusatemi. Appena lo sistemo, andiamo. Comunque avete notato che i problemi di crash sono stati risolti? Ok, chiudi pure Carlotta. Procediamo subito con la perquisizione. Allora, prendo il coltello, il piede di porco, la pistola, i 43 colpi di pistola e... Basta. E se può voltarsi la smanetta. Dai, chiuso, lo so. Grazie. Vado ogni volta. Ok, signor Hayashi. Mi dica. Cos'è successo nel bar? Mi racconti? Oh, niente, io non vorrei semplicemente parlare con la polizia, non vorrei perdere tempo. Ok, però mi risulta che lei abbia preso il mio collega con un coltello. Ai. Okay. E dopo... Non ti riesco a leggere, leggo solo il nome, leggi perché ti ho buggato la chat. Quasi, ci ero riuscito. Perché, sì. Lei, per caso, gestisce il bar? Oh, no. Ok. Sa di chi per caso gestisce quel bar? Oh, ah, ok. Non sapere. Okay. Ciao Giampino. Ma dove è tutto buggato adesso? Lì nel garage, giusto? Hey. Ok. Mi può spiegare? Cioè, lei non... Prego Robby. Per il motivo che lei non vuole parlare con noi, ha preso con un coltello alla gola il mio collega, giusto? Hey. Ma è solo perché il mio collega voleva portarla in centrale perché lei si era rifiutato di pagare una fattura all'ospedale? Io non vorrei venire qua parlare con voi, magari poi voi mi arrestare. Lei sai cosa ha fatto? Qui e avere cose peggiori da scontare, però. Lei ha un tentato omicidio al momento sulle spalle. Sapere. Magari se veniva qua, io uscire solo con pagura, con fattura. Esatto. Ma io non avrei soldi manco per pagare fattura, quindi... Va bene. Come non ho soldi per pagare la fattura? Allora, guardi, le do un consiglio. Quando ha bisogno di cure mediche e lei scappa, insomma, dal pagamento, provi a parlare con i medici. Magari i medici sono anche un po'... come si può esatto. dire? Capiscono, insomma, la situazione. Esatto. Si rendono conto che non se lo può permettere, basta anche spiegarglielo. Esatto, piuttosto di scappare. Cioè, se lei scappa, passa sempre volte, al torto. Io l'ho detto tante volte. Quindi, cioè, gli spieghi la situazione ai medici e i medici,
penso no, proprio che saranno ma loro non capire. Va bene. Allora, mi raccomando, quando qualcuno, soprattutto i medici, le fa una fattura, la paghi il prima possibile. Sa che il limite è di 96 ore. Dopo c'è un problema, insomma. Se non avere i soldi, come pagare? Ha provato a cercare un lavoro? Hai. Non mi risulta problemi di disoccupazione in questa città. Cioè, c'è molto lavoro, quindi... Ah, io avrei spese, quindi... Una sede incredibile, amici. Perdere soldi... Va bene. Adesso allora... Potremmo 20 anni arrivare in carcere, sempre con Dami succede. Allora, lei non ha neanche il porto d'armi. Ok, quindi si aggiunge anche il reato di possesso di armi legali non registrate o senza porto d'armi. Quindi abbiamo tentato omicidio. Oh signore. Armi legali o senza porto d'armi. E adesso devo fare il rapporto emergenza, c'è qualche ha chiesto qualcosa da qualche parte? Non mi sembra. Mi sentite? Sì. Ok, mi sembra basta. Giusto Carlotta? Allora, hai messo anche che non hai pagato? Allora, quello... allora, lui è scappato dall'emissione della fattura, non ha pagato, non è che non ha pagato dopo 3 giorni. Non abbiamo denunce per quello, insomma. Giusto? Fammi controllare. Ci entro comunque. Ok, sì, è giusto. Mi guardi i precedenti? Allora. Gli arresti. È un altro tentato omicidio, un furto d'auto, rapina a mano armata, mancato okay. Altri fuga dalla polizia, sequestro okay. Di persona. Ok. Comunque un altro tentato omicidio che mi pare sì. Di averlo fatto io anche. Mi pare. E gli ho dato 36 mesi. Allora, guardi, io posso darle di nuovo 36 mesi, però lei deve dirmi qualcosa di interessante, non... Cioè, no... E vuoi passare un attimo la pistola, Gaione? Sì. Che conto faccio un controllo anche di quella? Tutta tua. Ok, grazie. È un po' dove se l'hai procurata. VSR. Non so, 0000. Mi racconti cosa ha visto. Prima gli ho fatto una domanda. Yashi, l'ha comprata ieri. L'ho fatto. Oh, River, ho fatto tante domande. Ok, la pistola è legalmente no, registrata. Ancora al bar. A chi è registrata? A lui. Ah, ok. Sì, è regolarmente sì, registrata. Bar. Esatto. Va bene. Allora, il tentato omicidio comporta la, questo, vero, sì. Il sequestro dell'arma, quindi l'arma non possiamo restituirgliela. E prima gli ho fatto una domanda, Rigo, ancora quando eravamo al bar, se lei aveva visto un signore con la bandana in un occhio. Ah, oh, allora, non conoscere. Non lo conosce? Hai. Non è mai passato per il bar, non ha mai visto nessuno. Sinceramente, mai visto. Non parliamo del suo amico, quello... Non capire, non ho mai visto. Va bene. Va bene. Allora dai, procediamo con il trasporto a Buri. Va bene, va bene, ci segue. Via manetta. Sì. Via manetta. Mi scusi, cercherò di stringere il meno possibile. Bene, andiamo. Quanto lenta l'animazione per terminare? No! No, la porta è durissima! Io volevo andare a dormire. Sono passati 40 minuti. Buonanotte. Ciao Biggie, buonanotte. Prossima volta, signore, si può risolvere tutto parlando e non sparando. E puntando il coltello alla mia gola, cortesemente. Avete sparato voi? Ma lei mi ha puntato. Il coltello alla gola è il mio collega. Entri pure. Te l'avevo detto. Fai gli effetti sonori. Non te lo faccio pure io, non mi riesco a muovere. Signora Yashi, questa volta ci metteremo 20 minuti a arrivare alla cella, non si preoccupi. Un attimo che chiudo la porta. Plus. Che io non è che dobbiamo fare benzina, o ci arriviamo? Sì, vado a fare benzina adesso, perché sennò non ci arriviamo a Bolingbrook. Ok. È da 2 ore che continuo a rimandarla, sta benzina. Vabbè, ci fermiamo qua di fianco, andiamo.
Ah no, vado al benzinaio centrale elettrica. Ah ok, così facciamo, velocizziamo. Poi devo chiedere alcune delucidazioni al capitano su quello che è successo. Di cosa? Della procedura che abbiamo seguito prima. Poi ti spiego meglio. Okay. Non dico nulla adesso perché va a finire che ci denuncia il FIB. Poi prima, quando saremo in carcere, chiamerò il capitano, eh. Sì, esatto, tutto sbagliato quello che abbiamo fatto. E, cioè, non vorrei dire, ma se non sbaglio, tutto ciò sbagliato che abbiamo fatto è stato detto da Linert e dal capitano, quindi... Poi c'è o un problema di io e Caiola che non abbiamo capito nulla delle procedure, o c'è un problema di Linert che ha sbagliato a dirci di chiamare la scientifica, e il capitano che ha sbagliato a dirci che il capo non ha da dire interdetto, perché non dire capo interdetto è un capo in cui c'è stata una sparatoria. Va bene che abbia neutralizzato il soggetto, però. Il capo interdetto non l'ho sentito. Allora, io ho chiesto in radio, ma qualcuno che fa il capo interdetto, e loro dopo che hanno detto, ma l'avete atterrato? Sì, allora non serve. O una roba del genere. Non so se l'ha detto il capitano. Comunque qualcuno ha risposto, no, non serve, non fate il capo interdetto. Io, vabbè, allora non lo faccio. O pensavo ci fosse qualcun altro, non lo so. Cioè, mi ha detto, adesso è tranquilla la situazione, dobbiamo aspettare i medici, facciamo il capo interdetto, così non arriva nessuno, la zona è tranquilla, e no, non voglio fare, vabbè. Vedremo. Di certo non mi voglio prendere un cazzino dal FIB, se il FIB mi chiede la bodica, io spiego le mie ragioni. C'è un altro richiamo. Bene. Per nulla, no. Senza aver fatto niente. Già la prima volta... Secondo me il richiamo, vabbè, non era per me. Però, vabbè, me lo prendo il richiamo. Fa niente, sono stato io a non leggere i diritti. Ok, ciao Misaki. Non li ho detti io i diritti, va bene. Ma stavolta ho detto facciamo una zona interdetta, mi ho detto di no. Ho detto non chiamiamo la scientifica. Mi ha detto, no, chiamala. Io non ne voglio sapere di richiami stavolta, ma proprio zero. Se mi richiamano, io faccio un casino. Chiamo l'avvocato. Proprio sdrumo tutti. Ti manchiamo. Madò. È stato un casino. Noi eravamo belli e bravi. Ma io ero parte del FIB a quel wipe. Cioè, anch'io ero bello bravo. No, piove pure. Due palle, dobbiamo stare in carcere. Sì, infatti. Madò, già ho paura. Io ti volevo gente bronze. Ma io ho detto, ma assumetemi. Tanto ormai il FIB può fare qualsiasi reato. Voi mi prendete, chi se ne frega. Invece no, solo una medaglia d'onore per Mauro dopo. C'è tanto come una dentro. Ma c'è la parte per il film, quella che si guardava le mamma. No, io l'ho detto, mi pare a. Non mi ricordo chi ho detto, però se io riporto Mauro più avanti, visto che abbiamo pensato di riportare i PG vari, io faccio proposta al film. Faccio un film tipo proposta stupidissima. Ma la faccio solo se sono sicuro che nessun altro voglia fare la proposta. Se nessuno fa la proposta, faccio proposta FIB con Mauro Bronze. Voglio vedere cosa mi dicono. E mi ruolo che la medaglia al valore mi ha reso un agente. Non so se è beccato o no. Ti ricordi la strada che io ho, eh? Sì. Ma mi ha sparato prima, Misaki. Mi ha sparato a Damien. È stato un casino, non abbiamo detto che era zona interdetta. Se rientrava lì a sinistra, perdeva meno tempo. Ma a sinistra non posso... Più uno solo, io l'ho pure colpito. Sì, però di qui la porto proprio davanti l'entrata. Porto proprio davanti l'entrata del... E ancora non capire. Guardi, nemmeno io lo capisco questo carcere. Che ce lo state facendo? Carcere, avere capito... Devo capire questa cosa. E perché adesso guardi, adesso siamo qua davanti. No, hai. Ma che giro state facendo? Un giro che ha scoperto Busa l'ultima volta che siamo venuti in carcere.
Ok, la tiro fuori. Venga pure. Io sono ancora regla. È più bellino farla a piedi? Sì, ma l'ultima volta abbiamo sbagliato, abbiamo fatto tutto di là così, poi siamo arrivati di qua e poi siamo arrivati qua perché non sappiamo dove era la porta. Perché non c'è un simbolo, tipo una freccia gigante che ti dice, quindi abbiamo deciso che per evitare di perderci ogni volta la facciamo in macchina, io uso. Poi vi insegno. Va bene. Chiama il capitano. Ah, giusto. Aspetta. Dico Gaiola. $192. Gaiola, chiama un attimo il capitano, eh. È bruttino entrare in auto in carcere. Allora, questo sì, anche perché passiamo da una zona bruttissima. Dov'è il capitano? Qua. No, non ho i suoni on, mannaggia, non sento se squilla. Niente. Sì, se sono in sala sì, perché alla fine è qua attaccato. So che l'ultima volta... non mi risponde il capitano. Vieni, vieni. Che basta passare di là, in realtà è anche breve il percorso. Sbagliato, scusa. E niente. Andiamo, avanti. Taxi, alla basta centrale. Andiamo. 17. Sì, ora in 17, ma comunque, allora. Che cacchio non abbiamo detto zona interdetta l'area? Cioè, io ho chiesto in radio, mi hanno detto no, non fare zona interdetta, ormai è sicuro. E poi è arrivato quel tizio dentro, secondo me è una roba sbagliatissima. E poi perché Lion mi ha detto di chiamare la scientifica? Ma non aveva senso la scientifica. Ma infatti ho detto, non sai dove chiamarla, c'è un solo soggetto e sappiamo pure che ha sparato lui. Non aveva senso. Vabbè, non so. Faccio il report emergenza? Sì. Ok. E la pistola, aspetta, mi segno il seriale. Okay. Segno il seriale per report sì. Emergenza. E la pistola dove la metto? Il porco e il coltello. E quelli là li abbiamo confiscati o...? Sì, li abbiamo... Ok. E ce li hai quelli? Sì, sono li bene. In cassa. Sì, sì, ma anche la pistola la devo mettere in cassa, No, devi darla all'alto comando. Ok, perfetto. Vabbè, dammela a me che gliela do... Porca puttana. Affammo. Gliela do io. Guarda che il naso già si è rotto il capillare prima, Ma, Carlotta, sei veramente... Cioè, sei un cazzo di agente di pulizia, cioè, dai... Un po' di ossatura, no? Ho capito, ma se muoio dissanguato non sarà utile. Sì, e poi... Nado, dai, Carlo, sì. La cazzo. E poi ossature, guarda che mi hanno puntato un coltello alla gola per colpa tua, Beh, colpa mia. Beh, sei tu che ti sei andato mentre io mettevo in stato di fermo un soggetto. Davanti agli occhi. No, no, tu hai detto, tu metti in stato di fermo, io stavo parlando col soggetto, te ne sei andato, quello non ha, mi ha visto da solo e mi ha coltellato. Cioè no, non mi ha coltellato, mi ha puntato un coltello alla gola. E meno male che ho avuto il sangue freddo di non scappare via Orlando, ma di chiamarti e andare a vedere cosa stava combinando. No, bravo. Non faccio denuncia al FIB per questo. Cioè, io faccio denuncia al FIB per chi tipo, cioè... Vabbè, ha sbagliato. E io l'ho atterrato. Vabbè, non stiamo a cincicchiare su queste cose. Abilità. È grave come tutta cosa? Abilità. Sì, però vabbè. Non era volontario come Liner che volontariamente ha fatto missione di soccorso, mi ha dovuto via. Non era volontario come il non ammanettarlo prima che al FIB l'ha richiamato. Nel rapporto emergenza la dirò che cioè lo dirò in maniera che, vabbè, l'occasione si capisce perché non è che ometto le cose. Sì, sì, esatto, lo dirò assolutamente, ma semplicemente non vado al FIB a denunciarlo, lo scrivo nel rapporto emergenza, se vorranno fare qualcosa a Caiola lo faranno, ma non vado direttamente al FIB. Un richiamo verbale. Vedi a fare il pirla, eh? Oh, sbandavo, cazzo. Ma che sbandavi? Stai facendo lo scemo. Guarda, sbando. Va.
Aia. Mi lascemo. Mio povero ginocchio. Oh, madonna, sti chiamate emergenza. Io sono ancora in 10-3. Adam, che vedo. Io sono in 201, c'è un po' di casino. Per ora 4 tacche. Adam, che è appena tornata in centrale. Dammi le FN. Poi mi prendi il mio sì. posto, che io purtroppo devo tornare in centrale. Ah, ok. Anzi, no, vabbè, non ti preoccupare, non venire... Bastano quelli che ci sono. Grazie. Ah, 10-4. Che faccio? Prendo chiamata? Sì, prendi le chiamate. Allora... Ma oltre a me c'è qualcuno libero, oppure sì. sono l'unico? Io sono libero, Zau. Io tra poco vado in 17. Ah, e allora, scusate, allora, noi ci spostiamo in 202 in caso, almeno livelliamo un po' la frequenza per Lola. La 202 si è occupata, ma in realtà è il diventa della 201 attuale. Sì, tu quando mi dicevi? Ok. Vabbè. Dopo sei in centrale? Sì, sono in centrale fuori con la macchina, venite. Arrivo. Vabbè. Prendo la chiamata. Allora. Carlotta 17. Buonanotte, Carlotta. Buonanotte. Capitano, poi domani le dovrei parlare di una cosa. Domani non ci sono, Carlotta. E allora dopodomani. Buonanotte. Bene amici, è finita questa strage. Io ringrazio tutti quanti per avermi fatto compagnia in questa serata. Dovrò stilare un rapporto di emergenza, ve lo farò. Vi ricordo che se volete recuperarvi tutto lo potete fare dalle live che sono in evidenza. Noi ci vediamo domani, penso di sera e basta. Non posso Discord che è tardi, vado a dormire. Buonanotte, scemi. Fatemi vedere chi le dare, chi c'è in live, Ride. Grazie mille, e fate i bravi, buonanotte, e mi raccomando, leggete i diritti. Ecco.